Bene, buonasera, benvenuti a tutti e benvenuti anche a quelli che ci seguono in streaming. Oggi 8 febbraio, giornata mondiale contro la tratta, è una giornata che è stata voluta da Papa Francesco 9 anni fa, Papa Francesco che oggi ha anche fatto un messaggio video per questa occasione intitolato Camminare per la dignità. Quest'anno come centro Pime che ci ospita per questo incontro, e Caritas Ambrosiana e Ux Lombardia proponiamo, come tutti gli anni, sin dall'inizio, un'occasione di confronto e di riflessione su questo tema, anche per capire un po' come è cambiato, come è evoluto in questi anni, di che cosa stiamo parlando oggi quando parliamo di tratta e in particolare quando parliamo di traffico delle persone per lo sfruttamento sessuale. È un fenomeno che abbiamo seguito in questi anni e che abbiamo visto appunto evolvere. E non per niente il titolo di questo incontro è Invisibili, perché l'abbiamo visto in un certo senso scomparire, scomparire nella realtà e scomparire anche però nella narrazione. E sono un po' questi due aspetti che vogliamo indagare questa sera. Però prima di entrare nel merito appunto degli interventi, dei nostri relatori, lascerei brevemente la parola al direttore del Centro Prime di Milano per un saluto di benvenuto e al responsabile di Uxi Lombardia. Grazie Padre Mario Ghezzi. Buonasera, buonasera e benvenuti al Centro Pime di Milano. Sono appunto Padre Mario, sono stato missionario in Cambogia per un certo periodo consistente e attualmente sono direttore di questo centro. Siamo molto lieti di accogliervi qui in occasione della nona giornata mondiale contro la tratta di persone, che è stata voluta fortemente da Papa Francesco per riflettere e denunciare questo terribile fenomeno del traffico delle persone. Sin da quando questa giornata è stata indetta nel 2015, abbiamo voluto proporre alla città di Milano questa occasione di confronto su questo tema che ci interpella comunque molto da vicino e ci preoccupa anche molto perché ha dimensioni davvero enormi e perché ha ripercussioni veramente drammatiche. E lo abbiamo sempre fatto con ottimi compagni di viaggio come Caritas Ambrosiana e Uxi Lombardia, con cui abbiamo promosso anche questa serata. Molto spesso nei paesi di missione in cui il PIME è presente ci confrontiamo con situazioni di povertà, ingiustizia di diverso tipo che rendono le persone particolarmente vulnerabili anche ai fenomeni di tratta e di grave sfruttamento, sia a livello locale che internazionale. Per questo, grazie alla nostra rete di missionari e volontari molto radicata sul territorio, anche grazie al sostegno di tanti amici e benefattori che ci accompagnano, continuiamo a promuovere istruzione e sviluppo in diversi paesi. Lo facciamo in paesi d'Africa, lo facciamo in Asia, lo facciamo in America Latina e anche in Oceania, per costruire opportunità di un futuro dignitoso a queste persone, soprattutto per i giovani. Contemporaneamente insistiamo anche nella nostra opera di informazione e sensibilizzazione anche qui in Italia, dove la tratta è purtroppo drammaticamente presente, ma c'è ancora scarsa attenzione e forse poca consapevolezza su questo tema. Mi fa piacere, dicevo, continuare a farlo con Caritas Ambrosiana, che da oltre 20 anni opera sul territorio della diocesi di Milano, con unità di strada, alloggi protetti e percorsi di integrazione sociale. Di tutto questo e di molto altro ci parleranno i nostri relatori autorevoli che hanno accettato l'invito ad essere con noi questa sera e che per questo ringrazio molto. Ringrazio ancora e buona serata a tutti. Grazie Pino Nardi di Ux Lombardia anche per il suo saluto e poi entriamo nel merito della serata. Sì, un breve saluto. Intanto porto i saluti di Monica Forni, che è il presidente dell'Ux Lombardia, ma per un improvviso impegno professionale non può essere qui con noi. E Monica, insieme ad Anna e alla Caritas, è molto impegnata nell'organizzazione di questo incontro, di questi incontri di formazione che fin dall'inizio hanno visto questa partnership così significativa. L'Uxi è l'Associazione dei Giornalisti Cattolici, da sempre, da più di 60 anni, impegnata nella formazione dei
dei giornalisti e a maggior ragione soprattutto negli ultimi anni, quando la formazione permanente è diventata obbligatoria anche per i giornalisti. L'invito è quello di una formazione sempre più approfondita, quindi alla conoscenza di fenomeni così complessi, per un giornalismo di qualità di cui c'è sempre più bisogno rispetto al panorama complessivo della comunicazione che vediamo tutti i giorni. Quindi un giornalismo di qualità, un giornalismo con l'anima, quindi con l'attenzione in particolare alle persone più fragili, perché poi sentiremo, ma insomma chi è protagonista di questi fenomeni così drammatici sono le persone più fragili. Quindi un giornalismo che sa denunciare anche gli abusi, che sa denunciare queste situazioni così drammatiche, ma che sa anche dare spazio ai segni di speranza che anche in situazioni di questo genere emergono spesso. Quindi un giornalismo che sappia essere a 360 gradi attento appunto alla persona e alla dignità della persona. Il Papa ci invita tutti i giorni, di fatto, anche in questa occasione, e quindi per noi non possono essere scarti della società le persone di cui stiamo parlando, ma anzi a maggior ragione devono indurre a una maggiore professionalità e responsabilità nell'informazione rispetto a questi temi. Grazie e buon lavoro. Grazie a Leonardo, grazie a Maria. Abbiamo messo ai margini, ma solo per un momento, una delle relatrici. Adesso entriamo nel vivo, almeno della prima parte del convegno, grazie ai nostri ospiti, Gianfranco Della Valle, che è il coordinatore del numero verde antitratta, grazie di essere qui con noi, Nadia Folli, dell'unità di strada dell'area tratta di Carta Sambrosiana, e Isabella Escalante, del responsabile del servizio immersione vittime di tratta e sfruttamento della Fondazione Somaschi. L'idea un po' di questo convegno è fare un quadro del fenomeno, chiederemo in particolare a Gianfranco Della Valle, che da tanti anni poi se ne occupa, fanno monitoraggi, il numero verde antitratta, anche ci spiegherà che cos'è, che cosa fa, e poi però andare a vedere anche sul terreno qual è la situazione, come è cambiata la situazione. Dicevo prima, invisibili, è un fenomeno che in realtà è in corso da qualche anno, ma che si è accentuato moltissimo con la pandemia di coronavirus, soprattutto perché ha tolto le vittime di tratta dalle strade, ma le ha spostate nell'indoor e nell'online. Quindi non significa che non sono sfruttate, ma spesso continuano ad essere appunto nell'invisibilità, nell'isolamento e anche in condizioni di segregazione, di abusi e di pesante pressione psicologica, però sono più difficilmente raggiungibili ovviamente, che richiedono delle strategie nuove, la possibilità di poterle raggiungere, anche offrire altre opportunità. Però entriamo subito nel merito appunto del quadro, della situazione, di come è cambiata in questi anni, grazie a Gianfranco Della Valle. Grazie Anna, nel frattempo ti chiedo cortesemente di far partire le slide, nel frattempo saluto, e nel senso saluto tutti, buongiorno, buonasera, anzi per buongiorno era prima, buongiorno a tutte e a tutti. E io sono, oltre che responsabile del numero verde nazionale di tutte le vittime di tratta, sono anche un funzionario pubblico, perché sono un dipendente della Regione del Veneto che gestisce per conto dello Stato italiano da oltre 20 anni il numero verde nazionale di tratta. Ringrazio naturalmente il Centro Pime, ringrazio Caritas Ambrosiana, ringrazio in particolare Anna Puzzi, che non sta per un infortunio, è qui con noi, per l'invito, per l'amicizia e soprattutto perché in questa giornata particolare, insomma, porre accento e pensare a quello che facciamo, a quello che forse è necessario fare, credo sia importante per tutti. Io ho preparato dei numeri che poi naturalmente lascio a Anna, perché non riuscirò a descriverli tutti perché ci vorrebbe troppo tempo, però sono a disposizione per i giornalisti o per chi vuole, insomma, credo che Anna poi li metterà a disposizione. Volevo semplicemente darvi un quadro della situazione, perché l'Italia non parte da zero, perché noi a volte ci lamentiamo molto di quello che facciamo. Allora, questa è una cronologia velocissima di quello che è successo in Italia. Il sistema antitratta italiano, cioè quel sistema pubblico-privato, quando dico pubblico-privato vuol dire che ci sono associazioni del privato sociale e enti pubblici, regioni e comuni, che da oltre 20 anni si occupano di questo tema, esattamente dal 2000. E lo fanno con una serie di interventi, ma lo fanno anche in un meccanismo che ha due direttrici. Da una parte assistere le vittime, e dopo vedremo chi sono queste vittime, e dall'altra contrastare le reti criminali, perché le due cose vanno necessariamente insieme. L'altra questione è che sono associazioni del mondo cattolico come del mondo laico.
Noi mettiamo insieme, e lo dico con grande orgoglio, mettiamo insieme associazioni che vengono appunto dalla grande esperienza e dalla presenza cattolica nei territori, insieme al Comitato per il diritto civile delle prostitute, insieme al Movimento Italiano per l'identità transessuale. Li mettiamo insieme e ragioniamo dei diritti delle persone, perché questo è il livello su cui noi proviamo a intervenire. L'Italia l'ha fatto in modo assolutamente egregio, perché la legge italiana che si occupa di tratta degli esseri umani e di grave sfruttamento è del 1998, due anni prima che la comunità internazionale con il protocollo addizionale di Palermo del 2000 definisse il concetto di tratta, che altro non è che il meccanismo che tutti conosciamo, cioè di portare delle persone da un paese all'altro, reclutarle, trasferirle e sfruttarle in un altro paese, naturalmente ai fini economici, mi pare evidente, insomma, no? E allora la situazione era esclusivamente legata alla prostituzione, oggi vedremo che non è più così, le modalità di sfruttamento sono cambiate molte, ma l'Italia ha fatto tutto questo ben 7 anni prima che si firmasse a Varsavia la Convenzione di Varsavia, cioè che imponeva agli Stati europei di occuparsi di tratta degli esseri umani. Questo per dire, insomma, in che modo l'Italia, tutti noi, perché noi siamo lo Stato italiano, io lo dico da dipendente pubblico, ma insomma lo siamo tutti, siamo cittadini, ha da sempre messo mano su questo tema. Certo non è semplice, adesso vedremo perché non è semplice. Prima cosa, quando parliamo di sfruttamento non parliamo solo di prostituzione, questo sia chiaro. Queste sono le parti che noi utilizziamo, sfruttamento nel lavoro in grande crescita, sfruttamento all'interno delle economie illegali forzate, cioè ovvero quelle condizioni per cui le persone sono costrette a fare reati perché in qualche modo minacciate e sotto violenza di qualcuno, in particolare stiamo parlando degli spacci e dello scippo e dei piccoli fondi. L'accattonaggio, naturalmente non la questua fatta dal senza fissa dimora, ma persone che sono costrette a chiedere l'elemosina e poi a restituire i soldi alle organizzazioni criminali, così come i matrimoni forzati, elemento che non riguarda solo l'Asia ma riguarda anche una parte dell'est europeo, e infine il traffico di organi, che in Italia in questo momento noi non abbiamo ancora nessuna sentenza, perché poi sono reati questi, sono reati contro le persone, la tratta è un reato contro le persone, differente da quello che noi chiamiamo i trafficanti di esseri umani, quelli che portano le persone migranti, cioè lo smuggling, che non ha niente a che fare con un reato contro le persone, ma ha a che fare con un reato contro lo Stato, che si chiama immigrazione clandestina. Noi non abbiamo evidenze di traffico d'organi in Italia, però insomma ci sono dei fascicoli aperti nella magistratura e non è detto che qualcosa non venga fuori. Il numero verde è aperto 24 ore su 24, ma ve le lascio qui, le trovate anche una serie di informazioni, vado un po' più nel dettaglio. Il sistema italiano si configura in questo modo, ci sono 21 progetti in Italia che si occupano di tratta e grave sfruttamento, cioè di assistenza alle vittime, sono più o meno uno per ogni regione, e all'interno di questi ci sono degli enti attuatori, cioè una serie di organizzazioni del privato sociale come del pubblico che poi fanno gli interventi. Oggi qua ne abbiamo due esempi straordinari, la Caritas Ambrosiana e la Fondazione Somaschi di Sumilano, che fanno parte di uno di questi 21 progetti che sta a Sumilano, che si chiama Deriva e Prodi, di cui dopo loro ci racconteranno nel dettaglio, perché sono poi quelli che vanno all'interno dei singoli territori a occupare. Perché abbiamo bisogno di questo? Perché noi abbiamo la necessità che se una persona chiama perché è una vittima, perché subisce una violenza, eccetera, possa essere in qualche modo vista dalla persona più vicino a lei. Allora è chiaro, evidente, che noi rispondiamo da Venezia, perché il numero verde nazionale di tratta ha sede a Venezia, ma noi abbiamo necessità, poi che se il fatto succede a Milano, di contattare gli operatori che stanno a Milano e di fare intervenire quanto prima possibile nel contatto con questa persona. E naturalmente questo vale, da noi ci contattano certo le persone, ma ci contattano molto anche le forze dell'ordine, gli assistenti sociali, perché il tema è questo, perché come vedremo insomma uno non si configura come vittima di tratta, è difficile dire sono una vittima di tratta, ma spesso insomma le persone vanno cercate, e poi credo in particolare Nadia, che fa parte di un'unità di strada, noi abbiamo sempre all'interno del nostro meccanismo il fatto di andare dove le persone stanno, quindi in prossimità, dove le persone stanno, cioè sulle strade e su altri luoghi. Fondamentalmente funziona così. Contatto con delle popolazioni a rischio, noi sappiamo ci sono dei luoghi in cui il rischio di essere vittima di tratta, di grave sfruttamento è altissimo, naturalmente i luoghi della prostituzione, mi pare evidente, ma non solo,
gli insediamenti informali. Andate a pensare, noi in Italia abbiamo uno dei più grandi scandali europei, si chiama Borgo Mezzanone, è in Puglia, dove ci sono 4.000 persone che vivono senza nessun diritto, senza bagni, senza docce, senza acqua potabile, senza nulla, ed è in Italia, non è alla periferia di Dacca o alla periferia di Bombay. Ma questo vale anche per le tangenziali di Napoli, dove vengono reclutati dai caporali lavoratori per poi portati a lavorare a 2 euro l'ora, 1 euro e mezzo all'ora. Però vale anche per altri luoghi dove ci sono aggregazioni di popolazioni che, ahimè, spesso sono popolazioni migranti. Poi all'interno di questo gruppo di persone noi proviamo a tirar fuori quelle persone che potenzialmente hanno quelli che noi chiamiamo gli indicatori, ma poi dopo su questo andiamo sui tecnicismi, cioè persone che proviamo a capire che non sono solo persone che sono in difficoltà con il lavoro, eccetera, ma hanno delle situazioni di sfruttamento vere e proprio molto forti, e quindi sono quelle che noi chiamiamo le potenziali vittime, con cui si fa un lavoro un po' più approfondito, si cerca di capire in che modo si possono aiutare. Queste persone poi vengono inserite, perché il programma italiano lo prevede, lo Stato italiano lo prevede, di essere in qualche modo accolte nelle strutture, e insieme a loro ho fatto un percorso affinché, insomma, uno passi da una vulnerabilità, da uno sfruttamento, a essere cittadino di questo paese. E questo, naturalmente, come potete immaginare, è la questione più complicata oggi nel nostro paese, essere cittadino di questo paese. E tutto ciò lo facciamo in multi agenzie, perché voi capite, noi siamo degli enti del privato sociale o del pubblico, ma che ci occupiamo di questioni sociali. E voi pensate che se invece c'è un problema di violenza, eccetera, bisogna lavorare insieme alla polizia, bisogna lavorare insieme agli ispettori del lavoro, bisogna lavorare insieme ai sindacati, bisogna lavorare insieme alle organizzazioni sindacali e via così. Negli ultimi 5-6 anni noi abbiamo visto 16.500 persone, che non sono proprio bruscolini, persone che appartengono, e io qui lo sottolineo con grande forza, a tre generi: maschile, femminile e transessuale. A volte ci scordiamo sempre quest'ultima parte, cioè il mondo transessuale, che è molto presente nella prostituzione, ma non solo, anche nel badantato, per esempio, o in alcune altre tipologie di lavoro, e con diverse modalità di sfruttamento. La percentuale di minori che voi vedete qui, che è molto piccola, il 5%, in realtà non rappresenta esattamente ciò che vediamo, perché abbiamo anche la convinzione che un minore che ha 12 anni, 13 anni sia meglio per lui essere tutelato in maggior modo, per esempio dentro le strutture dei minori stranieri accompagnati, o nelle strutture, per esempio, degli enti locali per quanto riguarda la tutela dei minori, qui ci sono assistenti sociali che ne sanno più di me su questo. E, come vedete, 100 nazionalità, quindi il fenomeno non è un fenomeno che riguarda esclusivamente la Nigeria o esclusivamente il Pakistan, eccetera. Certo, come vedete, il tema nigeriano è un tema grandissimo nel nostro sistema, lo vedremo, ma non è l'unico elemento. Questi sono i numeri, ve li lascio, ma insomma, mediamente i 16.000 sono distribuiti più o meno, i 16.000 partono, insomma, da quando c'è il giallo, per capirci, l'arancione. Questi sono i tempi che noi abbiamo visto, le persone, queste 16.000 persone negli anni. Come vedete, è un fenomeno che tende a essere abbastanza simile, all'eccezione di quei due anni, che adesso vediamo perché sono stati particolari. Il sistema antitratta vede mediamente 15-20.000 persone nel contatto, cioè nelle strade, nelle tangenziali, nei luoghi, eccetera. Ne valuta, cioè quindi sono potenziali vittime di tratta, circa 2.400 persone, per poi prenderne in carico in strutture di accoglienza 790 in quest'ultimo anno. In questo momento, cioè mentre noi parliamo, ci sono circa 1.100 persone, 1.084, presenti nelle nostre strutture, sia in accoglienza, diciamo, residenziale, sia in accoglienza territoriale. Ecco, questo è un altro elemento su cui, a proposito dei cambiamenti, vi volevo sottolineare. Un tema, come vi dicevo, che era prettamente femminile quando noi partiamo, perché nasce dall'esperienza e del lavoro sulla prostituzione, in questo momento sta cambiando molto. Come vedete, insomma, noi siamo arrivati a un 30% circa delle persone vittime di tratta, di grave sfruttamento, che sono uomini. Quindi chiaramente questo cambia la modalità con cui lavoriamo, cambia anche la modalità con cui ci dobbiamo rapportare con queste persone, perché probabilmente non sono più, non li troviamo più nelle strade, le troviamo magari nei campi, magari nelle strutture di lavoro, che anche di qualificate. Però volevo dirvi due parole, scusate, io corro, quindi mi spiace, insomma, perché insomma, volevo darvi alcune suggestioni che poi... il tema nigeriano ha questa connotazione. Come vedete, insomma, in Italia sono arrivate nel periodo 2015-2017 22.000 donne nigeriane, circa 22.729 per l'esattezza. Queste donne erano tutte donne vulnerabili, e io posso affermare, credo senza paura di essere contraddetto da nessuno, tutte vittime di tratta, perché c'era un'organizzazione criminale che le ha portate qua, punto.
Il tema è che noi ne abbiamo incrociato una parte, 10.500, non tutte, perché in realtà queste donne non sono arrivate in Italia, ma sono arrivate in Europa, quindi le troviamo in tutta Europa. Ma il tema vero che oggi noi affrontiamo, come vedete, da allora non sono più arrivate donne nigeriane, anche quest'anno, se vi do il dato, insomma, siamo a circa 200 persone, quindi numeri assolutamente piccoli, sono arrivati 811 nigeriani agli sbarchi, qua non c'è il dato del 2022, e queste donne sono circa 200. Queste donne però stanno ponendo oggi un altro problema nella nostra società, cioè sono tutte donne che sono qui da 6-7 anni che oggi hanno figli, e questi figli impattano, chi è assistente dello socio sociale in qualche città lo sa, impattano fortemente sul nostro sistema. E impattano, non è un fatto negativo, però dobbiamo pensare di fare qualcosa. Oggi noi non dobbiamo forse più occuparci di quel tipo di vulnerabilità, cioè la vulnerabilità dell'essere sfruttata, dell'essere prostituite, ma della vulnerabilità dei minori, perché se noi lavoriamo con quei minori, che in futuro saranno i cittadini italiani, saranno quelli che andranno a scuola, saranno quelli che andranno poi a lavorare, eccetera, eccetera, dobbiamo lavorare su questo. Per questo la collaborazione e il lavoro insieme agli enti locali è fondamentale in questo momento per gli enti di tratta, ma è fondamentale per tutti quanti noi, perché la nostra società regge su questo. E questo è un tema dello Stato, non è un tema più dell'antitratto, non è più un tema di chi si occupa di immigrazione. Queste persone sono qui, come vi dicevo, da 6-7 anni nel territorio italiano e europeo, e si muovono in Europa, insomma, francamente, insomma, credo che sia ridicolo pensare per qualcuno di pensare di farle tornare a casa, insomma, perché hanno costruito la loro vita qui, eccetera. Il tema è in che modo noi affrontiamo. Naturalmente io ho buttato qui una provocazione. Questi sono chi ci manda le persone, ma me le tralascio. E questo è un elemento assolutamente importante. Come vi dicevo, non lavoriamo più solo con la prostituzione, ma lavoriamo molto con lo sfruttamento in ambito lavorativo, perché questo è diventato strutturale nel nostro paese. Questo dobbiamo dircelo con grande forza, insomma. Oggi i sistemi produttivi italiani reggono sullo sfruttamento. Però guardate che il tema dello sfruttamento non riguarda solo il ragazzo pakistano che viene pagato 2 euro l'ora, o il ragazzo magrebino, ma riguarda fortemente tutti quanti noi. Qui stiamo parlando di elusione fiscale e contributiva, stiamo parlando di concorrenza sleale tra le aziende, stiamo parlando di prodotti che nello stesso giorno vengono venduti in Puglia a 1 euro al chilo e acquistati qui a Milano a 15 euro al chilo, le ciliegie quest'estate. No. E c'è un tema che dobbiamo affrontare anche su questo, perché altrimenti se non rischiamo di nasconderci dietro al dito e non vedere poi cosa sta succedendo. Ci sono paesi emergenti che stanno impattando forte nel nostro sistema con modalità diverse, penso al mondo pakistano, penso al mondo del Bangladesh, che riguarda in questo caso soprattutto uomini. Uomini che hanno un percorso migratorio e un fenomeno di tratta molto simile a quello che vi dicevo prima delle donne nigeriane, ma che è destinate però a uno sfruttamento in ambito lavorativo, quindi all'interno dei mondi produttivi agricoli, ma non solo, dell'industria, ma anche dell'industria della logistica, dell'industria diciamo più raffinata, no? Nel Veneto abbiamo avuto un'inchiesta con dei ragazzi pakistani, erano 22 all'origine, ed erano all'interno di una azienda che produceva libri, cioè stampava libri, aveva stampato perfino il libro del Papa, ne ha parlato il Papa di questo. E dentro c'erano dei ragazzi pakistani che poi erano pagati 2 euro all'ora e noi li abbiamo trovati in un fosso picchiati dai caporali, no? E stavano facendo questo, non erano nei campi a lavorare. Quindi attenzione, il fenomeno è molto diffuso, molto complesso, è molto più vicino a quello che noi pensiamo, e non riguarda solo loro, riguarda anche noi. Vi dicevo prima, quando è scoppiata la pandemia in Italia noi avevamo 5.300 posti di rianimazione, la Germania ne aveva 29.000, e i soldi si prendono dal welfare, no? Dai contributi dei lavoratori, dai contributi dei nostri, dalle tasse. Se un sistema produttivo non regge su questo, probabilmente noi andiamo in deficit. Queste sono le persone che noi vediamo. Come vedete, una parte entra nel nostro programma, una parte no. Ma perché? Perché insomma non è obbligatorio, no? Se una persona è sfruttata, è vittima di tratta, non è che noi possiamo costringerla. Il lavoro che fanno gli operatori, che fa Isabella, che fa Nadia, che fanno tante altre che sono qui dentro, è quello proprio di relazionarsi con le persone, di provare anche a comprendere quali sono le possibilità che noi possiamo offrire a queste persone e quali sono anche le possibilità di cambiare. E vi dicevo, dietro ci sono organizzazioni criminali. Noi abbiamo visto prima le 22.000 donne nigeriane, mediamente avevano tutte dai 35.000 ai 40.000 euro di debito che hanno restituito puntualmente alle organizzazioni criminali facendo prestazioni sessuali per strada, che sia chiaro, insomma.
Come vi dicevo, in questo momento, se noi parliamo dei figli che vi dicevo prima, ci sono 182 bambini che stanno dentro le nostre strutture, che non sono poverelle vittime di tratta loro, no? Ma sono i figli delle persone che sono vittime di tratta. E in questo momento, che significa che noi abbiamo visti molto di più e ce ne sono probabilmente in giro molto di più. Questo è un tema che l'Italia, non l'antitratta, non il comune, non diciamo i servizi immigrati del comune, eccetera, ma tutti noi dobbiamo farcene carico, la società civile dobbiamo farcene carico, perché solo attraverso un meccanismo multiagenzie, inteso nel senso più ampio, noi possiamo affrontare questa questione. Tralascio le questioni sui titoli di soggiorno, se no Anna mi uccide, vado velocemente perché ci sono denunce, quindi si lavora sulle inchieste. Volevo darvi due dati sulla prostituzione di strada per darvi questa immagine. Questo è l'andamento della prostituzione di strada, in scuro quella notturna, in giallo quella diurna. Noi assistiamo a un fenomeno di decrescita del fenomeno della prostituzione per strada. Queste sono le persone che vengono viste, sono tante fotografie, 13 fotografie fatte da tutte le nostre unità di strada di contatto, anche quella della Caritas Sant'Ambrosiano di Milano, e fotografiamo una volta ogni 6 mesi quello che succede in strada. Quindi facciamo uscire tutte le unità di strada, andiamo a contare fisicamente quante sono le persone, eccetera. C'è un calo che, come vedete, in cui il Covid ha semplicemente accelerato un processo, ma non l'ha determinato, che sia chiaro, perché era già partito prima questo processo, che porta naturalmente a dire dove sono andate tutte queste persone, e questo è il lavoro che poi anche Nadia in parte ci racconterà, insomma, rispetto alla questione indoor, rispetto all'utilizzo di questi strumenti, eccetera, eccetera. E corro tantissimo, appunto 5 minuti, perfetto. Abbiamo la stessa questione, che questo è il dato che abbiamo sul Veneto, che parte come monitoraggio da molto prima, perché parte nel 2011, e come vedete, insomma, a distanza di 11 anni il trend è molto simile, insomma, no? Le strade si stanno svuotando, questo è il dato vero, ma non significa che sono calati i fenomeni di sfruttamento, significa semplicemente che, e lo vedremo tra un po', che noi dobbiamo vedere le cose con degli occhi diversi, dobbiamo cambiare i nostri occhiali e provare a... e non è semplice, e nel lavoro sociale, anche nel lavoro della magistratura, anche nel lavoro della polizia. Importante questo, sta cambiando il fenomeno anche dal punto di vista delle presenze, come vedete quasi un terzo delle persone che sono in strada sono le transessuali di cui dicevamo prima, e questo naturalmente pone un problema, io lo dico con grande franchezza, insomma, in Italia si sta discutendo molto del modello svedese, pensando di emulare quel sistema che nasce in Svezia, quando la Svezia nel 1999 ha proposto quella legge. Esatto, il modello svedese è un sistema per cui dice fondamentalmente che la prostituzione è una violenza contro le donne di genere, e quindi viene punito il cliente, indipendentemente dalla volontà della persona o meno di offrire la prestazione sessuale. Quindi è il cliente che viene punito. È una violenza di genere contro le donne. In Svezia, quando è stata fatta la legge, lo 0,8% delle persone in strada erano transessuali, in Italia sono il 30%. Sono tutte persone, queste transessuali, che hanno passaporto, hanno carta d'identità maschile, perché sono transizioni incomplete, quindi qua andremo su dei tecnicismi, però questo per dire che probabilmente finiremo di fare una cosa addirittura peggiore se noi usassimo una questione del genere. Naturalmente non apro qua la discussione, la faremo in altri contesti. Come vedete, insomma, le persone che sono in strada, le donne che sono in strada, sono ancora donne dell'est europeo, sono sempre state, anche quando si lavorava esclusivamente con le nigeriane. Sono rumene, sono albanesi, sono bulgare, stanno crescendo alcune altre nazionalità come quelle del Sud America, in particolare colombiane e venezuelane. Perché, uno si domanda? Ma certo, ma un più semplice fatto che guardate cosa sta succedendo in Venezuela, guardate cosa sta succedendo in Colombia, lì dove ci sono crisi economiche molto forti, aumenta il fenomeno della prostituzione. Se noi andiamo a vedere il fenomeno della prostituzione, scusate, i fenomeni che portano alle immigrazioni, che poi per quanto riguarda la componente femminile, porta, io sintetizzo, no? Se noi andiamo a vedere in Spagna quello che sta succedendo, la maggior parte delle persone che si trovano in strada in Spagna sono sudamericane e sono venezuelane e colombiane, oltre che centroamericane. Questo per dire, insomma, i contesti da cui provengono le persone che poi sono sfruttate o si trovano a essere in condizioni di poter fare esclusivamente quelle scelte, sono contesti naturalmente che hanno a che fare con ragioni economiche, è inutile che ci nascondiamo, insomma, perché altrimenti anche qua rischiamo di raccontarci le fiabe. E quindi su questo dobbiamo avere un pensiero. Finisco con due ultimi numeri, due ultime suggestioni. Vi dicevo che bisogna cambiare gli occhiali. Allora, nel 1995, ancora prima che il sistema antitratta nascesse, noi avevamo circa 3.600 denunce in Italia per sfruttamento della prostituzione. Quest'anno, cioè l'anno scorso, scusate, nel 2021, ce ne sono state 268.
Allora, o ci diciamo che abbiamo risolto il problema e siamo stati così bravi e non c'è più nessuno sfruttato, però noi ci cambiamo dentro, guardo loro, insomma, guardo Tiziana Bianchini che sta lì, che come me è da tanto tempo qua, ciao Tiziana, un bacio, e non è questo. Allora evidentemente stiamo osservando, non noi, questi sono i dati dell'Istat, ma sono le denunce, come sapete, sono noi che le facciamo noi, le fa la polizia, le fanno le forze dell'ordine, i carabinieri, inchieste alla magistratura, significa che noi stiamo ponendo meno attenzione su questo tema. E questo però è un problema di tutti noi, perché noi non lo stiamo osservando, abbiamo deciso di osservare altre cose. Chi, Nadia che è in strada da tanti anni, nel senso che lavora in unità di strada da tanti anni, sa che io ho fatto anche unità di strada fino a un po' di anni fa, e quando si usciva la sera si trovava spesso la polizia che non era lì per dare le multe alle ragazze o ai clienti, ma era lì per fare indagine, per capire se c'erano gli sfruttatori, dove erano, perché spesso vanno in strada insieme alle ragazze, insomma. Oggi questi non si trovano più, si trovano solo i vigili che fanno le multe. E la questione dell'ordinanza, guardate, ha inciso su quel cambiamento, io non voglio fare polemiche, però credo che quando i legislatori hanno la caratteristica di non ascoltare coloro i quali che stanno in strada, il rischio di fare delle stupidate, uso questo termine ma l'avrei usato un altro, è altissimo. Una delle cose che imparano le ragazze in strada, le ragazze, le transessuali in strada, è quello, prima di salire in macchina di qualcuno, di verificare bene chi è questa persona, perché se è un ubriaco, se sono in due, se è violento, tutta una serie di cose. Avere invece qualcuno che dietro l'angolo è pronto a sbalzare per dare una multa da 500 euro comporta il fatto di salire immediatamente in macchina e poi accorgersi dopo che dietro il sedile c'è un'altra persona che magari, magari lo scopri quando sei in un posto isolato e magari la persona con cui sei salita pesa 150 kg e tu ne pesi 45. E naturalmente poi nessuno va a denunciare queste cose, a meno che non ci siano cose molto gravi, nessuno meno. Però le cose gravi avvengono e sono queste. Questi qua sono gli omicidi in Italia delle donne e delle transessuali. Questa è una ricerca che ho fatto io, inedita in Italia, credo. E noi in qualche anno noi eravamo oltre 40 persone che venivano uccise. E abbiamo avuto un calo molto evidente, però quest'anno, 2022, è successo qualcosa. Sta cambiando nuovamente questo fenomeno. E siamo ancora a numeri molto piccoli, quindi siamo numeri che non ci preoccupano, sebbene 6 persone uccise non sono bruscolini, come si suol dire. Però questo è un tema. Allora tutto il lavoro che noi dobbiamo fare, tutto il lavoro che noi facciamo di riflessione, e lo dico da laico, e di preghiera anche, perché anche quello serve, nei confronti delle vittime e delle persone che sono in queste condizioni, credo che sia un dovere per tutti quanti noi, che non possiamo, da cui non possiamo esimerci, no? Io credo che sia immorale, inumano, che persone possono utilizzare altre persone ai fini economici. E credo che su questo, insomma, noi dobbiamo tutti quanti pensare, riflettere e agire, perché credo che dobbiamo passare, come diceva un predicatore di un tempo, dalla preghiera all'azione, dal pensiero all'impegno. Grazie. Grazie a Gianfranco Della Valle. Come diceva, queste diapositive, queste slide saranno disponibili, ce le chiedete alle mail che avete trovato sull'invito, sul comunicato di stampa, quindi di Centro Prime o di Caritas Ambrosiana, ve le facciamo avere volentieri, e essendo che stiamo facendo lo streaming, poi anche questa serata, questa conferenza sarà comunque disponibile sui canali YouTube di Centro Prime e Caritas Ambrosiana, per cui anche questa è un'ulteriore possibilità eventualmente di risentire alcune cose. Passiamo dal pensiero all'azione a questo punto. Nadia Folli è da oltre 20 anni, come diceva Gianfranco, sulla strada, quasi 20 anni è sulla strada, ha presente, no, tutte le geografie dello sfruttamento in Milano, ma anche di come è cambiato questo sfruttamento, anche le geografie umane di questo sfruttamento, come sono cambiate le persone che sono in strada, le nazionalità delle persone che sono in strada. Quindi chiederei a lei di raccontarci un po' che cosa ha visto e qual è un po' la situazione attuale. Mi sentite? Sì, sì. Grazie. Grazie Gianfranco, perché che bravo relatore, mentre invece noi operatrici sociali non siamo così a pezze al parlare in pubblico e a raccontarci, siamo molto più brave nel fare nella pratica. Come diceva Anna, sono
quasi 20 anni, sono maggiorenne sulla strada come operatrice, operatrice dell'unità di strada di Caritas Ambrosiana, si chiama Avenida la nostra unità di strada, Avenida vuol dire strada, al quale nome più azzeccato ci siamo dati tanti anni fa, ma Avenida addirittura esiste da prima, perché esiste dalla metà degli anni 90, quando ancora non c'erano nemmeno gli enti antitratta e quando già Caritas aveva cominciato a dare le prime possibilità di accoglienza e di protezione allora a ragazze che si sottraevano, riuscivano a fuggire dal racket, quindi insomma si parla di tanti tanti anni di esperienza. La premessa che voglio fare subito è che io sono un'operatrice e parlo, insomma, come dire, sulla base dell'esperienza diretta del mio servizio, ma il mio è un piccolo servizio e la cosa bella è che a Milano, nell'area metropolitana, in Lombardia e in tutta Italia ci sono tanti enti, tante associazioni, tante unità di strada che sono dentro, come dire, afferenti al sistema degli enti antitratta, ma non solo, quindi ci sono anche, io qua vedo l'operatrice storica dell'unità di strada del NAGA di Milano. Ecco, quello che dico comunque vuole essere un po', è un po' comunque il frutto di uno sguardo condiviso, di un confronto continuo che c'è da sempre e continua ad esserci tra gli operatori dei diversi territori, sui diversi territori, sui diversi servizi, insomma questo ci tengo a dirlo. Che cos'è che fa concretamente l'unità di strada, visto che io ho il compito di parlare della strada ed è l'unica cosa di cui so parlare perché è quello che io faccio da tanto tempo. L'unità di strada va a incontrare quelli invisibili, così illuminati dal titolo della nostra conferenza, là dove però in realtà sono sempre state assolutamente visibili. Quindi di questo stiamo parlando, queste invisibili in realtà c'erano e ci sono ancora. Dove andiamo? Andiamo in centro città, andiamo in periferia, andiamo in campagna, andiamo nelle strade provinciali, si va, l'operatore di strada va nelle strade provinciali, lungo le statali, di notte, di giorno, e tutto questo a seconda di come le dinamiche del territorio muovono il mercato della prostituzione. Io qui sto parlando di un'unità di strada che si occupa di sfruttamento sessuale. Cosa possiamo dire del fenomeno, cosa possiamo dire, cosa ci può dire la strada? Diciamo che il lavoro di tanti anni, perché come insomma Gianfranco ha detto la nostra storicità di tutti gli enti antitratta, il lavoro di contatto, il nostro è il primo lavoro di aggancio, di contatto e di prossimità con tutte le persone che si prostituiscono in strada, diciamo che ci ha permesso di avere un osservatorio, di essere un osservatorio privilegiato un po' sul fenomeno e di poter dire delle cose bene, male, poi noi operatori sociali non siamo mai bravi, insomma poi la difficoltà anche quella di raccontarsi, di raccogliere i dati, di studiare, insomma di mettere insieme la pratica e la teoria, insomma noi agiamo, poi dobbiamo però anche studiare tanto, comunque ci ha permesso di dire delle cose, di avere dei dati qualitativi e quantitativi, di dire delle cose. Chi sono le persone di cui ci occupiamo? Io in generale, rispetto al tema dello sfruttamento sessuale e della prostituzione, la stragrande maggioranza delle persone di cui ci occupiamo, che incontriamo, è straniera, questo da sempre, è straniera. Per la grande maggioranza è composta da donne, lo erano ancora adesso, ma anche poi da, appunto i numeri sono cambiati comunque, ma anche da persone transgender, soprattutto provenienti dall'America Latina. Se sto come focus al nostro territorio, a Milano, all'Intrada, alla Lombardia, quello che ci dicono i dati è che la città di Milano ha avuto sempre numeri molto alti di persone, di donne provenienti dall'est Europa e in particolare in un'alta maggioranza dalla Romania, per esempio come paese d'origine, ma anche l'Albania. Da sempre la periferia della città e il fuori, le aree provinciali invece, hanno visto numeri invece più alti della prostituzione di donne provenienti dall'Africa, dalla Nigeria. Anche qua il mercato della prostituzione è un mercato razzista forte, perché in città abbiamo le bianche e le nere le abbiamo sempre spostate in periferia e fuori dai centri abitati. Lo dico con inciso, è così. Ora le nigeriane non ci sono più, non sappiamo dove sono, cioè ci stiamo interrogando, ma insomma da sempre è stato così. In città le bianche e le nere fuori. E poi ci sono le persone transessuali, che badate bene, vanno bene sia di qua che di là, le abbiamo incontrate ovunque e soprattutto vengono spostate
con un turnover, con un ricambio insomma fortissimo anche tra territori, insomma, e che quindi possiamo trovare in campagna come possiamo trovare in centro città. In tutti questi anni abbiamo visto cambiamenti dei numeri, abbiamo visto cambiamenti, abbiamo potuto osservare, proprio perché la presidiamo sempre la strada, cambiamenti nei flussi, abbiamo visto cambiare le nazionalità di provenienza in anni diversi delle persone che incontrate, abbiamo visto persino cambiamenti nelle pratiche, nelle modalità di sfruttamento della prostituzione, ma qua ci vuole una parte. E quindi insomma, come dire, il nostro osservatorio è abituato, il nostro agire è abituato a stare nei cambiamenti, anzi spesso poi ci precedono e noi inseguiamo, insomma, però proviamo ad osservarli e ad avere sempre le antenne alte. Cambiamenti nei numeri, Gianfranco l'ha detto e l'ha fotografato, certo negli ultimi anni anche sui nostri territori, sul nostro territorio abbiamo visto una lenta e progressiva diminuzione delle presenze in strada. Guardate bene, la diminuzione è precedente al Covid, diciamo. Quali sono le cause e i fattori, che poi in realtà sono tutte con cause che si, come dire, intrecciano l'uno con l'altra e si alimentano l'uno con l'altra? Tanti. Il diversificarsi dei luoghi di prostituzione, quindi anche il mercato della prostituzione negli anni ha trovato altri luoghi, altre modalità, altri luoghi di sfruttamento, e poi rispetto per esempio al tema dell'indoor del digitale, così Isa ci racconterà bene. Però anche altri fattori, ma l'ha già accennato in qualche modo, emergeva un po' insomma nel sottotraccia delle slide di Gianfranco, le questioni politico-normative che negli stati, come dire, a livello nazionale, come dire, si occupano di immigrazione, di regole di immigrazione, così incidono molto sulle dinamiche migratorie anche delle persone vittime di sfruttamento. E quindi possiamo, insomma, anche questo incide sui flussi e su come in alcuni anni ci sono più persone di una certa nazionalità e come invece ci sono spostamenti anche solo stando nell'Europa e in altri paesi europei. Poi c'è un grande turnover, c'è una grande mobilità, e peraltro rispetto alle questioni come dire normative, le questioni che normano a livello statale l'immigrazione, poi in realtà la criminalità organizzata, chi gestisce veramente, cioè come dire, sta nelle pieghe, cavalca, si sposta, cambia, orienta, insomma, quindi con grande, grande flessibilità. E poi, ha nominato prima Gianfranco le ordinanze, certo anche le scelte politiche di, come dire, di presidio, di controllo del territorio in qualche modo hanno inciso e possono incidere sulla presenza o meno di persone che si prostituiscono in un territorio piuttosto che in un altro. E questo l'abbiamo vissuto noi stessi su Milano, sulla nostra pelle, e abbiamo visto come però azioni di controllo che fondamentalmente però, come dire, vedono quelle lenti di cui parlavi il problema solamente come un problema di ordine pubblico e di decoro, non fanno altro che però, come dire, spostare il problema da un'altra parte, non in una zona, ma ricomparirà in una zona adiacente o un po' più lontana, insomma. Quando però dico che le persone di cui ci occupiamo, insomma, sono diminuite, che i numeri sono diminuiti, in realtà non sono sparite, attenzione, non sono sparite dai nostri rami. E qua voglio darvi proprio giusto due numeri, due, perché lui ha già dato 100.000 numeri, i numeri lombardi, totali. Allora, sono i numeri, e poi dopo mi piacerebbe capire come mettiamo insieme la fotografia dell'istantanea di una notte in strada con quello che sto per dire. Perché io ho sommato semplicemente i numeri di tutto il lavoro, solo di tutte le unità di strada, che in Lombardia sono afferenti, sono enti antitratta e che quindi insomma su tutta la Lombardia fanno uscite in strada per lo sfruttamento sessuale, e tra il luglio 2021 e il luglio 2022 sono state fatte ben 796 uscite in strada diurne e notturne, ci sono quasi 800 uscite in strada diurne e notturne, è un gran lavoro. E questo un anno e due mesi stiamo parlando, e un totale di quasi 1.600 persone contattate e incontrate, per la precisione 1.569. Ora, non è che quindi sono proprio, vuol dire che in un anno tutti gli operatori che vanno costantemente tutte le settimane in strada di notte o di giorno,
che incontrano, e che non è che incontrano le persone e lanciano un volantino, ma si fermano, stanno, parlano, conoscono. Ecco, diciamo che 1600 sono tante in un anno e due mesi. Di queste poi una quasi meno del 50%, ma anche qua i numeri del turnover sono sempre stati un po' diversi, oscillanti, comunque c'è una quota di nuove persone, questo c'è sempre successo, eh? Il mercato della prostituzione richiede sempre nuove persone, nuova merce, se la intendiamo come insomma, quello che è dal punto di vista. E 1600 non sono proprio invisibili, eh? Non sono proprio sparite e per noi non sono invisibili, quindi per quanto è giusto, legittimo, ampliare semmai, mettere altri occhiali, guardare altri fenomeni, come dire, occuparsi di tante forme di sfruttamento, ecco che comunque lo sfruttamento sessuale c'è ancora. E che cosa, chi sono queste persone, cosa ci raccontano, che bisogni hanno, che complessità, che storie complesse e complicate ci portano, che risposte noi, a partire dalla strada, ma non solo, perché noi siamo dei poveri operatori di strada e il lavoro multiagenzia di far rete, cioè proprio ci guida perché non abbiamo la bacchetta magica, quelle risposte che possiamo dare, ecco, questo è tutto un altro paio di maniche rispetto ai numeri e rispetto agli incontri, insomma. E poi, insomma, la complessità delle storie delle persone con cui ci rapportiamo ce la rende fatica. Ma nel concreto, perché magari molti di voi non sanno cosa vuol dire essere un'unità di strada, andare in strada, vuol dire andare là, cercare a essere in strada, laddove le persone si prostituiscono. Persone che per il tipo di vita che fanno difficilmente entrerebbero in contatto con i servizi sanitari, sociali, un sociale generico, insomma, del territorio dove stanno. E quindi noi andiamo lì. Cerchiamo un primo contatto, cerchiamo un primo incontro, chiediamo permesso, perché per noi sono persone, non sono merce, non sono oggetti. Chiediamo il permesso per noi, per quanto ci riguarda, le persone che incontriamo sono libere di parlarci o di non parlarci. Quello che succede è che di solito non è difficile aprire una relazione, nonostante l'altissima diffidenza, insomma, in qualche modo il bisogno già di prima socializzazione, cioè ci si presenta con volantini multilingua, con genere di conforto, così. E come dire, si parte come primo aggancio intanto da servizi molto concreti che crediamo sia importantissimo offrire alle persone che incontriamo. E vuol dire, per esempio, e mi riferisco quando parlo veramente a quello che è il primo aggancio per eccellenza, l'ho imparato negli anni del lavoro di strada, è proprio quello della sensibilizzazione dell'informazione rispetto a tematiche che riguardano la propria salute. Le persone che si prostituiscono sono persone che per il tipo di vita e di quel che fanno hanno più rischi, corrono molti più rischi sanitari rispetto a chi non lo fa. E quindi parlare di rischi sanitari, parlare di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, orientare, offrire la possibilità, provare a offrire la possibilità, qua poi vedremo che anche qua non è sempre facile, di accedere a servizi sanitari per la prima prevenzione, che è fondamentale, apro e chiudo una parentesi, una prevenzione fatta bene, la cura della salute fatta bene ha una ricaduta su tutti, non solo su di loro, ma già sarebbe secondo noi importante che insomma tutelasse le dirette interessate. E l'aggancio sanitario, appunto, l'essere in strada, offrire, partire da quello, ma anche tante altre possibilità, che però, come dire, che sono oltre la strada, quindi si sta, si parla tanto, si vince la diffidenza, si conquista faticosamente nel tempo, ma noi dobbiamo essere bravissime, perché magari non le vedremo più dopo due mesi, quindi di solito cerchiamo di essere molto brave, di conquistarcela in fretta, e si sta in strada ma anche con l'obiettivo di portarle oltre la strada e banalmente per esempio, qua lo fanno penso tutte le unità di strada, dare un numero di cellulare che è sempre acceso alle persone che incontriamo e sapere che anche in un altro momento, perché non è che sempre in strada possono parlarci facilmente, però che ci potranno chiamare quando hanno bisogno è fondamentale. Avere lo sguardo oltre la strada vuol dire pensare che a partire da una chiacchiera, da una parola, dall'informalità, ma dalla relazione che si costruisce lì, stando, dove si parla di tutto, facciamo emergere qualche altro bisogno, qualche altra esigenza. Spesso i bisogni poi non sono espressi, sono
sono anche confusi nella testa delle persone così, però portarle oltre la strada per fare dei pezzi di cammino accanto a loro. L'ha detto il Papa oggi, camminare per la dignità. Noi veramente, cioè quando penso, quando ogni tanto ripenso a tutto quello che facciamo è non andare ad aiutare, non andare a salvare. Noi stiamo accanto a delle persone che peraltro vivono davvero condizioni, poi se penso a tutte quelle che ho votato, di violenza, di sfruttamento, di coercizione, ma sono persone e non sono solo quello, non sono nemmeno per noi, come dire, per quanto abbiamo un mandato preciso, perfetto, dell'eversione, del sistema antitratta, sono persone che non sono solo vittime per noi, non sono nemmeno solo potenziali vittime, sono persone che anche in quella vita, in quella particolare situazione, resistono, ci stanno, fatica, insomma, e noi stiamo accanto a loro. E facciamo dei pezzi di strada con loro, quindi vuol dire partire da micro obiettivi, però da piccole cose che facciamo con loro e per loro, ma accanto a loro. Poi, insomma, quando la relazione, a partire da quello che si dice che è un legame debole, si parla tanto nel lavoro di strada del legame debole, però quando riusciamo a riuscire a costruire relazioni forti, quello è il primo passo perché poi anche le persone che noi incontriamo possano cominciare a, come dire, prendersi più a pensare di avere, di occuparsi dei propri diritti, pensare di avere il diritto di occuparsi davvero della propria salute e chissà anche pensare di avere la forza di uscire e di cominciare un percorso di emancipazione dallo sfruttamento, per esempio. Ma non dire che ho già finito, ma no, io devo parlare di tutte le proprio di fronte a noi che incombe. Mi spiace perché io volevo parlarvi veramente di tanti esempi di tante donne che abbiamo incontrato, ma poi mi fate la domanda e ve le racconto, ma soprattutto quello che però ci sembra importante dire è che, come dire, e questo lo dico per pensare al dopo Covid, a quello che è successo dopo, diciamo che il Covid e la pandemia già a livello, insomma, ha esasperato povertà, fragilità, ha aumentato le povertà, le marginalità, le fragilità, e diciamo che le persone straniere con cui noi lavoriamo, che, come dire, la loro situazione, come dire, diventano le ultime tra le ultime, ancora più fragili, ancora più ai margini. Ecco questo. Grazie. Grazie, Nadia. Grazie, Nadia. Come vedete, il fenomeno è veramente complesso, tante sfaccettature, e le abbiamo un po' sviscerate nel corso di questi 9 anni, ma poi ogni volta che ci penso dico però l'anno prossimo dovremmo approfondire questo o quest'altro. Per esempio, un tema che dovremmo assolutamente approfondire è quello dei clienti, perché la loro invisibilità è legata anche un po' alla nostra ipocrisia, perché ne parliamo sempre un po' troppo poco. L'invisibilità è anche legata allo sguardo di chi non vuole vedere le cose, che non vuole vedere queste donne che sono in strada, perché 1600 comunque, come dicevi, sono un numero significativo, ma anche tutto il fenomeno della domanda di sesso a pagamento resta un po' invisibile e potrebbe essere uno spunto per il prossimo anno. Però adesso andiamo anche ancora più dentro alle questioni con Isabella Escalante, che appunto per Fondazione Somaschi si occupa di emersione delle vittime di tratta e di grave sfruttamento. E però la Fondazione Somaschi è stata probabilmente tra i primissimi a fare, ma già parecchi anni fa, un'indagine proprio sul LinkedIn. E immagino che in questi anni avete anche un po' seguito l'evoluzione del fenomeno e anche come internet si è entrato, no, in questi meccanismi di sfruttamento. Grazie, Isabella. Allora, anch'io come loro due sono un dinosauro della tratta, perché lavoro in questo campo, ho iniziato come volontaria nel 2000 e poi dal 2004 sono operatrice, ho lavorato in comunità, poi in strada. Cercherò di essere più sintetica, avete già detto tutto, siete bravissimi. E sono anche più bravi di me a parlare. Allora, Fondazione Somaschi esce in strada dal 96 e dal 2010 si occupa anche di indoor. Abbiamo diverse unità di strada, diurne e notturne, che si occupano di vari tutti sfruttamenti, anche accattonaggio, sfruttamento lavorativo, e in particolare stasera vi devo raccontare appunto delle nostre equipe che si occupano di indoor. Allora, cosa vuol dire indoor? Vuol dire sono tutte quelle attività che noi facciamo per entrare in contatto con le potenziali vittime di sfruttamento sessuale negli spazi al chiuso, quindi tutto ciò che non è strada.
In Italia le vittime al chiuso si prostituiscono in tanti luoghi, in particolare in Lombardia non li troviamo negli appartamenti privati, sparsi un po' per la città di Milano e nell'internet, e direi tutta la Lombardia, un po' dappertutto, cioè sono in centro, sono in periferia, e le donne negli appartamenti sono quasi mai da sole, di solito sono in due, massimo tre persone. E poi noi le contattiamo anche nei centri massaggi. I centri massaggi invece si trovano prevalentemente nelle zone periferiche, sono un minimo di 3 donne, massimo 5-6. Quali sono le nazionalità prevalente in questo momento? Rispetto alle donne cis sono soprattutto donne rumene, cinesi e sudamericane. Sudamericane sono venezuelane, brasiliane e colombiane, quindi rispetto un po' a quello che ha detto Gianfranco. Rispetto invece alle donne trans sono soprattutto brasiliane e peruviane. Nei centri massaggi invece il 95% sono cinesi, l'altro 5% sono donne thailandesi. Rispetto all'età sono donne che vanno dai 20 ai 55 anni, la forbice è così ampia perché quelle che fanno sballare un po' tutto sono le donne cinesi, perché le donne cinesi sono molto adulte, meno sotto i 30-35 anni è difficile trovarle. Le altre donne invece vanno dai 20 ai 40, ecco. Numeri, allora, tantissime, nel senso che un conto è quali sono il numero di annunci che noi troviamo su internet, il numero di telefonate che facciamo, un altro numero di donne cis e donne trans che noi contattiamo perché ci rispondono al telefono, perché facciamo alcune cose con loro. Allora, negli ultimi 6 mesi noi abbiamo contattato, quindi vuol dire parlato, fatto delle azioni con 500 persone, ma gli annunci sono molti, molti di più. Come le contattiamo? Allora, le donne che si prostituiscono negli appartamenti, noi per ore guardiamo dei siti internet, noi ne usiamo circa 10 che sono quelli un po' più grossi, e guardiamo questi annunci, ci segniamo in un telefono. Sono siti di annunci rivolti ai clienti, quindi dove le donne mettono delle inserzioni, insomma, per trovare clienti, e anche invece degli annunci di recensioni dei clienti, e anche quelli sono molto utili. Quelli li usiamo soprattutto per capire quali sono i centri massaggi dove all'interno non si fanno massaggi ma si danno prestazioni di altro tipo. Una volta che abbiamo guardato tutti i siti internet e preso il numero di telefono, noi telefoniamo con una telefonata che ci piace definire sociale. Quindi noi ci presentiamo solitamente con la mediatrice, perché il 99% delle donne che contattiamo sono straniere. E diciamo, cosa diciamo? Non ci presentiamo con un intento di tratta, se no il telefono boom, viene messo giù subito. Diciamo che siamo un'associazione che si occupa di aiutare le donne che si prostituiscono, fornendo alcuni servizi, quindi rispondendo a alcuni loro bisogni, che sono soprattutto quelli che già diceva lei, quindi ordine sanitario, quindi possiamo inviare o accompagnare le persone a fare delle visite, che di solito sono visite ginecologiche o visite di screening rispetto a tutte le malattie, le MTS, quindi le malattie sessualmente trasmissibili, e poi forniamo tutta una serie di informazioni di tipo legale, quindi rispetto alla regolarizzazione, perché la maggior parte delle persone, essendo straniere, non hanno i documenti, quindi diamo tutta una serie di informazioni legali. Cosa può succedere? Può succedere che noi facciamo una telefonata e non risponda nessuno, è già bel 20%, può essere che un altro 50%, la seconda parola, ciao sono, sentono una donna, boom, mettono giù il telefono, oppure grazie ma non mi interessa, può essere che il restante 30%, no, sì, 50%, sì, giusto, 30%, grazie, i matematici in sala, il 30% ci ascolta. Può essere che finita la nostra spiegazione, grazie, non mi serve niente, oppure ti ricontatterò, può essere che invece parte una lunga telefonata di ascolto, di sfogo, di immersione, ci raccontano la malattia che hanno, la violenza subita la sera prima, quindi è un po' come il contatto in strada, può esaurirsi in niente, si può parlare del tempo, invece si può parlare di tutto, magari ascolti la donna che piange. Finita la telefonata, noi a tutti mandiamo un messaggio in lingua dove c'è la ripetizione di chi siamo, il nostro numero, perché magari la persona che ci risponde in quel momento è sbrigativa perché ha un cliente lì vicino o lo sta aspettando o ha di fianco lo sfruttatore, magari ci ricontatta dopo e magari ci ricontatta non telefonicamente ma utilizzando le app o per esempio WeChat, le donne cinesi o esatto, qualsiasi altra cosa. Cosa offriamo noi? Quindi offriamo le cose che un po' diceva lei,
cerchiamo appunto di spostare dalla telefonata a un setting che ovviamente è più educativo, un luogo dove possiamo anche vedere le persone. E quindi per noi accompagnare le persone a fare delle visite vuol dire riuscire a averle vicine e poter parlare con loro. L'altra cosa che facciamo è fare le visite domiciliari, cioè noi le persone diciamo, quelle che si costituiscono in appartamento, possiamo venire a trovarti o in casa oppure in un luogo neutro che può essere il bar vicino casa, per provare a fare quello che diceva lei, cioè creare una relazione di fiducia, entrando ovviamente in punta dei piedi e chiedendo permesso, senza mai imporre niente. Quindi su questo siamo ovviamente d'accordo. Chi sono quelle un po' più ricettive? Noi abbiamo visto che quelle che più ci chiedono, come dire, visite, ci permettono di andare a casa loro, anche settimana scorsa sono entrata in tre case, sono le donne sudamericane, sia cis che trans. Sono più accoglienti, sono molto aperte. Con le donne rumene è molto difficile, raramente riusciamo ad andare a trovarle in casa, raramente le telefonate diventano lunghe. Col mondo cinese è ancora più difficile. Quindi questo rispetto agli appartamenti. Rispetto invece ai centri massaggi, noi andiamo fisicamente nei centri massaggi, quindi prima mappiamo, quindi guardiamo su internet, anche guardando le recensioni dei clienti, quali sono i centri massaggi dove c'è prostituzione, e poi con la mediatrice andiamo proprio fisicamente a suonare il campanello e, se ce lo permettono, entriamo a parlare. Col mondo cinese è molto difficile perché ci sono molti tabù, quindi ad esempio il parlare di malattie sessualmente trasmissibili, HIV, distribuire preservativi è una cosa che non si fa perché è molto difficile. Quindi riuscire poi a creare una relazione di fiducia è complesso. Diciamo che da quando usiamo WeChat le cose sono cambiate, che è un'applicazione simile a WhatsApp. È paradossale perché tu ce li hai davanti al centro massaggio, le vedi e non ti chiedono niente. Svolti l'angolo, dopo due ore invece ti mandano il messaggio su WeChat, quindi come educatore abbiamo imparato anche appunto a usare la tecnologia, forse perché gli è più facile. Non è neanche una risorsa, esatto, uno strumento, esatto, di sfruttamento. Quali sono le caratteristiche delle donne indoor che sono un po' diverse da quelle dell'indoor, o comunque sono la loro specificità? Una è la solitudine, nel senso che spesso passano giorni in casa senza uscire. E l'altra cosa che le prova molto anche a livello psicologico è il fatto che il luogo di vita è anche il luogo della prostituzione, quindi non staccano. Quindi il letto dove dormono, magari il letto dove hanno avuto delle prestazioni, le persone che vedono magari per giorni interi, non ci sono i clienti, e quindi sono molto sole, hanno pochi spazi di socialità, mentre se io penso, non so, alle donne di strada, anche solo nel tragitto vanno insieme, chiacchierano, ecco. Tutta questa cosa non c'è perché sono chiuse in quattro mura, quindi la solitudine è una costante. L'altra è che sono invisibili, e lì davvero un po' lo sono, perché in strada tu le vedi, negli appartamenti no. E il nostro rammarico è che appunto noi riusciamo ad arrivare alle persone, come dire, che mettono annunci su internet, ma non tutte le donne che si prostituiscono al chiuso mettono annunci. Per esempio le donne marocchine, le donne nigeriane, perché? Perché è una prostituzione che va su un altro canale, quindi non si rivolge ai clienti italiani, ma va tutto passaparola con clienti della loro etnia, attraverso WhatsApp, le loro app, e quello per noi diventa difficile. Quindi davvero nel mondo dell'indoor ci sono persone invisibili che anche noi non riusciamo proprio. Sappiamo magari che ci sono perché ce l'ha raccontato qualche uomo nigeriano, però poi da lì riuscire a contattarle è un'altra cosa. La tipologia dei clienti è un po' diversa perché le prestazioni che vengono date in indoor hanno un costo che è più alto di quello della strada, perché, passatemi il termine, c'è la comodità di un luogo, e quindi la tipologia di cliente è diversa. Quindi la maggior parte degli stranieri va in strada, non va in appartamento perché costa di più. I giovani, i pensionati vanno in strada, quindi i professionisti invece si rivolgono. E quindi abbiamo anche le persone che durante la pausa pranzo escono dall'ufficio, vanno in appartamento e poi tornano a lavorare. L'altra differenza è vero che in strada c'è un turnover alto, ma nell'indoor c'è molto di più. Cioè, ci sono alcuni annunci dove proprio le donne si dicono: questa settimana sono a Milano, tra una settimana vado a Parma, vado a Bologna, si spostano continuamente. Questa cosa per noi operatori rende tutto più difficile, perché se anche sei riuscito a prenotare una visita, creare un rapporto telefonico, poi dopo basta, è sparita.
Fortunatamente gli enti di tratta tra loro sono in rete, quindi noi molto spesso ci contattiamo tra città a città, guarda che sei spostata, mi aiuti, vai tu a accompagnare, però questo rende ancora più difficile. L'altra cosa, la differenza è lo sfruttamento. Allora, sfatterei il mito, tanti dicono in indoor non c'è prostituzione, esistono solo sex worker e non ci sono donne prostituite, non è vero. Ci sono molte donne che sono vite in sfruttamento sessuale anche se prostituiscono nel centro massaggio o negli appartamenti. È sicuramente uno sfruttamento più articolato, diverso, c'è anche un indotto, nel senso che anche in strada non è più così, però a volte c'è lo sfruttatore, la donna, nell'indoor c'è lo sfruttatore, la donna e poi tutti quelli che danno l'appartamento e il sito internet, il fotografo, quindi c'è tutta una serie un po' più articolato. E poi c'è tutta una gradazione insomma rispetto a la coercizione, quindi mi è capitato nel 2020 per esempio di mettere in protezione, accompagnare, ho fatto io proprio fisicamente delle donne in casa di fuga colombiane che erano un mese che erano chiuse in appartamento segregate, cioè non erano mai uscite. Lo sfruttatore viveva con loro, prendeva lui le telefonate, gestiva lui i soldi, loro non avevano mai visto nessuno. Esistono invece, penso anche tante donne cinesi che hanno un potere negoziale, quindi prendono magari il 40-50% di quello che guadagna. La cosa è molto vasta però. Perché è difficile per noi fare un intervento in indoor? Perché ci sono tante barriere. La prima cosa è riuscire a trovarle, appunto vi dicevo, alcune si trovano su internet e nei centri di massaggio, altre proprio non le troviamo. Quando anche le troviamo, magari la persona che risponde non è lei, sono dei call center, sono lo sfruttatore, quindi noi tutti, cioè, l'essere contenti di aver trovato un numero non è, perché poi magari la persona non è lei che risponde. L'altra cosa è il telefono è una barriera fisica e quindi a noi educatori piace molto usare il linguaggio verbale ma anche il linguaggio non verbale. Al telefono il linguaggio non verbale non ce l'hai e quindi non puoi rassicurare la persona con un sorriso, con un abbraccio, perché il telefono questa cosa non la puoi fare, non puoi vedere il suo non verbale, quindi non ti accorgi se quello che gli stai dicendo le piace, è attenta, è spaventata, cioè, davanti quando sono in contatti di strada, beh, è vero che a volte è buio, però un rimando ce l'hai, al telefono no. L'altra è la barriera linguistica. Anche in strada sono straniere, però appunto col non verbale in qualche modo ti capisci, telefono no. Quindi per questo motivo chi opera, gli operatori che fanno indoor, è indispensabile il mediatore, perché il telefono con uno straniero è più difficile capirsi, quindi diventa complesso. Abbiamo dovuto affinare nuovi strumenti, quindi usare sempre il mediatore e poi usare appunto la tecnologia, che per noi educatori era sempre quella cosa che ma no, le persone si devono parlare, vederle. Educatori boomer. Esatto, sì, forse è vero. Forse noi educatori dinosauri boomer, è vero, hai ragione. Educatori giovani forse è più facile. Perché per loro, per tutte le donne ormai, ma soprattutto per quelle in indoor, usare la tecnologia, le chat, internet è anche uno strumento di lavoro, fa parte della quotidianità, quindi per loro è una cosa immediata. Quindi per questo è più facile alcune donne cinesi o di altre nazionalità non parlarci al telefono, non vederci ma chattarci, quindi scriverci proprio. Quindi abbiamo dovuto imparare a usarlo anche noi, farci tutti i profili su tutti i social e le app possibili e immaginabili. Per loro, a parte che alcune sono native digitali e quindi viene spontaneo, l'altra cosa è che per gli stranieri usare la tecnologia è una cosa per cui loro veicolano anche gli affetti, loro sono abituati perché usano la tecnologia per mantenere le relazioni con il loro paese, il loro familiare, quindi per loro è una cosa invece che usano spesso. Per concludere, come è cambiato l'indoor in questi 14 anni che lo faccio? Sicuramente i numeri, cioè i numeri sono cresciuti in modo esponenziale, i numeri di annunci, i numeri dei siti dove le persone non li possiamo contattare. Le donne sono aumentate, ma perché mi viene da dire, come dire, l'offerta segue la domanda. I clienti preferiscono adesso rivolgersi alle donne indoor per mille motivi, perché è più comodo, perché ovviamente non c'è il freddo, non mi vedono, quindi non rischio di essere vista da persone che mi conoscono, e questo devo dire che il discorso che hanno già fatto loro, le multe hanno molto calcato la mano su questo, quindi piuttosto che prendere una multa io vado in un appartamento, nessuno sa che io sto andando in un appartamento per chiedere prestazioni, quindi crescendo la domanda dell'indoor ovviamente le donne si sono spostate, quindi è aumentato. Il Covid ha accelerato questa cosa, ma già c'era, quindi
questo in estrema sintesi. Vabbè, io sono stata nei tempi. Sì, 1-0 per me. Per fortuna che le operatrici dicono che non sanno parlare, ma qualche dubbio. Adesso dobbiamo voltare rapidamente in pagina, ma in realtà restiamo dentro lo stesso argomento perché abbiamo parlato molto della comunicazione e adesso però chiamiamo in causa anche la comunicazione che viene fatta proprio dai mezzi di comunicazione, perché l'altro aspetto dell'invisibilità è il fatto che non se ne parla più, se ne è parlato sempre meno in questi anni, il fatto che siano scomparse anche dalle strade, forse è diventato un alibi per far finta appunto di non vederle ulteriormente, e la rappresentazione anche del fenomeno è qualcosa che ci interroga questa sera, penso ci sono anche molti giornalisti in sala e credo che anche questo aspetto sia molto interessante e anche cruciale, no? Anche poi a livello per creare una consapevolezza a livello di opinione pubblica e perché, come giustamente dicevate tutti, è un fenomeno che c'è molto più vicino di quanto non immaginiamo, perché il grave sfruttamento della prostituzione, del lavoro e le altre forme di sfruttamento sono dentro la nostra società, così come sono dentro la nostra società gli sfruttatori, nonché i clienti. Quindi è un tema che veramente ci tocca molto da vicino. Quindi chiudiamo questo primo tavolo, ringrazio di nuovo Gianfranco Della Valle, Nadia Fondi e Isabella Escalante, grazie perché davvero tantissimi spunti e penso che abbiate dato anche la voglia e il desiderio di approfondire ulteriormente. Anche io penso se possiamo dare i vostri contatti eventualmente se qualcuno li chiede, per cui volentieri chiedete, facciamo un rapido cambio di tavolo, chiederei a Paola Barretta se mi raggiunge qui e intanto proviamo a fare anche un collegamento. Ecco, non vedo l'altro ospite, forse dobbiamo chiamarlo. Spero che ci stia seguendo sullo streaming, così vede che anche è il suo turno e lo facciamo entrare. Ecco qui, vi presento dunque un po' meglio Paola Barretta, che è la coordinatrice portaparola di Carta di Roma, ma anche analista dell'Osservatorio sui media di Pavia e collegato, spero che ci senta, okay. Giuliano Battiston, che è un giornalista ma ha anche coordinato il progetto della rivista online Emersioni, che è stata realizzata da un gruppo di 15 ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni nell'ambito del progetto Derive a Prodi, che è uno dei 21 progetti del piano nazionale antitratta. E significativo anche il fatto che appunto questa rivista online di cui poi ci parlerà si chiama Emersioni, che è un modo, anche questo, uno strumento anche questo per far emergere, far conoscere il tema e il problema. Lascerei, grazie Giuliano Battiston che è collegato da Roma, grazie di essere con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ok, vi sentiamo benissimo. E lascerei però la parola a Paola Barretta, credo che abbia delle slide. Offuschiamo un attimo, scusaci, perché sei sullo stesso computer, ti nascondiamo un attimo così vediamo le slide di Paola. Va bene. Intanto ti lascio la parola. Va bene.
Forse adesso si è... Buonasera a tutte e a tutti. Inizio con il presentarvi molto sinteticamente per chi non è appunto un giornalista, che cos'è la Carta di Roma. Carta di Roma è un'associazione fondata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, nati in applicazione di un protocollo che è un protocollo deontologico, vale a dire un insieme di principi e di regole che sono entrate nel testo unico a tutela della correttezza e dell'accuratezza dell'informazione sul tema delle migrazioni dei suoi protagonisti, persone migranti, rifugiati, vittime di tratta e richiedenti asilo. C'è un'attività in qualche modo consustanziale all'esistenza stessa dell'associazione, che è quella appunto di formazione e di incontri nei confronti di giornaliste, giornalisti, di professionisti della comunicazione, ma non solo, attività nelle scuole, di scambi, che vanno nella direzione in qualche modo di, come cioè, noi insomma spesso ripetiamo come un mantra, annoiandoci forse anche, ma non è per fare del giornalismo buono nei confronti delle migrazioni, ma del giornalismo, del buon giornalismo, del giornalismo di qualità, nella direzione, credo, di affrontare, dar spazio a quei temi che tendono, visto che il cuore, il focus del convegno, tendono a rimanere ai margini dell'informazione, soprattutto ai margini dell'informazione mainstream, cioè quella che definiamo mainstream, che comunque contribuisce ad orientare l'opinione pubblica intorno ad alcuni temi e ad alcune questioni. Partirò quindi da uno sguardo più generale per poi concentrarmi cercando di rimanere nei tempi, di dare uno sguardo generale su quella che è la fotografia della rappresentazione mediatica mainstream e poi andando nello specifico sulla trattazione nei confronti della tratta, dell'invisibilità di alcuni temi tra cui la tratta e lo sfruttamento delle persone. Allora, il primo dato da cui partire noi nell'analisi che ormai svolgiamo, siamo arrivati al decimo anno e il 15 dicembre scorso abbiamo avuto l'occasione di presentare i dati delle principali caratteristiche della rappresentazione sulle migrazioni negli ultimi 10 anni, avendo come due sguardi prevalenti, cioè l'informazione di prima serata televisiva, che ancora oggi comunque ha un impatto significativo rispetto alla conoscenza di alcuni fenomeni da parte delle persone, la stampa, analizzando le principali testate, Carta di Roma ha una rassegna, nel sito Carta di Roma voi trovate una rassegna quotidiana degli articoli che vengono pubblicati a livello nazionale, a livello locale, gli articoli pertinenti, cioè gli articoli in cui c'è una tematizzazione specifica sulle migrazioni e sui suoi protagonisti, e i social media, le piattaforme che anche qui per ovvie ragioni sono entrate nelle agende quotidiane e nella conoscenza anche di nuovo di alcuni fenomeni, grazie alle consultazioni che ciascuno di noi poi nelle bolle, consultazioni di siti che ciascuno di noi ha, comprese ovviamente anche le pagine dei quotidiani che vengono consultate online. Allora, molto velocemente, mi piace condividere alcuni spunti che secondo me sono interessanti. Il primo: c'è un'attenzione c'è un calo di attenzione nei confronti dei temi delle migrazioni, quindi con tutta una serie di conseguenze che magari poi in breve cerchiamo di svolgere insieme, c'è un calo di attenzione complessivo al tema delle migrazioni. Ci sono stati alcuni anni in cui la migrazione ha caratterizzato l'agenda. Bastava entrare, credo, a tutti noi in un bar e si sentiva parlare di migrazioni, in particolare di flussi migratori di arrivi via mare. Cioè, era un tema che, come dire, aveva una sovrapposizione con l'agenda della politica e che quindi entrava nel dibattito quotidiano. Quell'elemento, a partire dalle conseguenze drammatiche della pandemia del Covid, è andato via via, quell'elemento di centralità è andato via via scemando. Al punto che nel corso del 2022 abbiamo registrato
il dato più basso degli ultimi anni, bisogna risalire in qualche modo, come vedete, al 2013-2014, e qui abbiamo tutti i telegiornali di prima serata, cioè, che abbiamo scelto evidentemente per una ragione di copertura e di seguito. Quindi un calo di attenzione che si è concentrato quasi esclusivamente dalla seconda novità del 2022 sulla dimensione delle conseguenze anche drammatiche della guerra in Ucraina. Quindi quando si è parlato di migrazione, di flussi migratori, quegli stessi flussi migratori che avevano caratterizzato la comunicazione degli anni precedenti si sono concentrati quasi esclusivamente sull'allontanamento forzato, sulla fuga di milioni di persone dall'Ucraina, con un racconto che si è differenziato qualitativamente, perché diciamo, se dovessimo dare una cifra espressiva a quel racconto sarebbe l'empatia, i volti delle persone inquadrati in primo piano, la sofferenza condivisa e continuamente ripetuta. Sottolineo questo perché se dovessimo invece prendere come immagine significative altri tipi di flussi migratori che hanno caratterizzato altre fasi, non sarebbe quella la cifra espressiva prevalente. Ed è anche il motivo di un'altra novità, che è la dimensione stessa dell'accoglienza, cioè i nostri media, i dati della stampa sono pressoché identici, anche della stampa online. La dimensione dell'accoglienza è tornata di nuovo centrale. Abbiamo passato anni in cui, come Anna Pozzi sa, avendo partecipato in più occasioni a incontri, a scambi con giornalisti dall'altra parte anche del Mediterraneo, abbiamo passato anni in cui insomma, abbiamo cercato, no, di in qualche modo raccontare storie e dare centralità della dimensione di accoglienza che vede coinvolte peraltro molte delle associazioni che ci hanno, e le istituzioni che ci hanno preceduto. Eppure quella dimensione o veniva lasciata alle cosiddette riserve, cioè si parla di accoglienza solo in contenitori specifici, in genere intorno a tra la mezzanotte e l'una per quanto riguarda la TV, piuttosto che programmi mattutini, piuttosto che in una stampa o in contenitori dedicati esclusivamente a quei temi, altrimenti era l'accoglienza, l'impatto dell'accoglienza, cosa accade alle persone una volta che realizzano, per esempio, arrivano in Italia grazie a dei corridoi umanitari, che cosa accade alle persone a distanza di 2 o 3 anni, qual è la loro vita, quale prospettiva hanno avuto, diciamo che non sono questioni che sono entrate nell'agenda. Quest'anno l'accoglienza è entrata di nuovo in relazione alla guerra in Ucraina e al popolo ucraino in fuga, con una continuità rispetto ad una questione che è quella dei flussi migratori e degli arrivi via mare, con anche poi una, appunto, con una piccola suggestione che condivido tra poco. Se vogliamo ragionare di invisibilità, la questione delle persone va di pari passo anche con i temi, perché come vedete ci sono alcuni temi, il terrorismo evidentemente, c'è una questione che è entrata in Italia in ragione della minaccia sul suolo europeo di attentati terroristici di matrice jihadista, e poi è scomparso, il che sì, come dire, va di pari passo con la questione che alcuni attentati, atti terroristici che riguardano altre parti del mondo, che sono tuttora in corso, sono anche in questo caso ai margini dell'informazione. Flussi migratori, vedete la voce in giallo che è rimasta costante per ampiezza nel corso del tempo. Altre voci, la società e la cultura per esempio, l'economia e il lavoro, cioè le potremmo definire nell'agenda delle migrazioni delle questioni molto poco battute, molto poco visibili, guardando di nuovo ai media mainstream, perché ovviamente ci sono ottimi contenitori, contributi che sappiamo trovano spazio, e anche nei media mainstream sappiamo che ci sono appunto fasce orarie in cui quegli stessi contenitori si arricchiscono
di storie, di situazioni che hanno a che fare con, e faccio degli esempi, con la questione anche le questioni dello sfruttamento di lavoro, ma anche tutte le questioni positive di inclusione lavorativa. Viene stato citato prima il Covid, quindi tutta, come dire, tutto l'ingaggio da parte di personale di origine straniera nel comparto sanitario, un esempio, tutta la dimensione della cura per esempio, o ancora tutta la questione della cittadinanza che, come dire, entra come una sorta di sciame informativo, cioè si attiva un'attenzione specifica sulla cittadinanza, spesso in concomitanza con una tematizzazione politica per poi uscire dall'agenda. Vado velocemente e allora mi concentro su due aspetti almeno. Uno, sul dato della realtà rispetto alla rappresentazione, perché come vedete ci sono tre curve. La curva più in basso azzurra è quella della presenza delle persone straniere in Italia, gli ultimi dati del rapporto IDOS Confronti, i dati Istat. La curva in rosso è quella delle notizie, cioè l'attenzione alle migrazioni per numero di notizie, e quello in verde è il dato sulla percezione di insicurezza, ad una domanda che è quanto ti senti minacciato nel tuo comune di residenza dalle persone. La risposta, quindi nella domanda non c'è la risposta, cioè dalle persone migranti e rifugiate, ma la risposta è la sintesi di tutti coloro che hanno dato una risposta positiva e hanno identificato le persone migranti e rifugiate come persone che possono minacciare l'incolumità. Tra le comunità maggiormente indicate come pericolose c'è quella nigeriana, che è maggiormente associata, almeno nel racconto dei media mainstream, alla criminalità, e alla criminalità che ci spaventa di più perché è la criminalità violenta. Ci sono degli andamenti, cioè non si può dire che nei 10 anni c'è una correlazione diretta, nei fenomeni sociali è sempre molto complicato stabilire dei rapporti di causa-effetto. Quello però che si può osservare è che in presenza di una grande attenzione al tema e all'inserimento del tema in una cornice ansiogena, allarmistica, divisiva, come è capitato in alcuni anni, cresce l'insicurezza delle persone, perché i media, al pari di altre agenzie sociali, svolgono comunque un ruolo sia di informazione e sia di racconto della realtà. Il dato che, insomma, a me piace sempre sottolineare è che il dato della realtà invece è sempre uguale, anzi, cioè c'è in realtà per alcune comunità un calo e la scelta da parte di persone di ritornare nei propri paesi di origine. L'altro dato interessante, secondo me, rispetto all'anno precedente è che c'è un'inversione di tendenza rispetto ai protagonisti dell'informazione, e torniamo all'invisibilità. Cioè, è più volte ritornato negli interventi precedenti la questione, cioè, le donne, donne e uomini sfruttati per ragioni di tutela della privacy, no? Mediaticamente spesso non possono essere raccontati con il volto, il nome, l'identità. Possono essere però, appunto, con tutte le cautele, possono essere in qualche modo diffuse delle storie che diventino dei casi di attenzione pubblica. Ecco, quelle voci nel 2022, come vedete, sono aumentate significativamente, perché sono le voci di nuovo delle persone in fuga dall'Ucraina. Un'inversione, vedete, un ribaltamento rispetto alla centralità della politica degli anni precedenti. Rimane il dato costante però che, al di là della centralità drammatica delle conseguenze della guerra, persone afghane da contesti, dallo Yemen, persone, migrazioni forzate legate al cambiamento climatico da altre aree, rimangono sempre nella stessa percentuale degli anni precedenti, che è intorno al 6%, quindi rimangono comunque delle voci del tutto sporadiche e occasionali. Vado velocemente, perché sennò non chiudiamo, con due osservazioni. La prima, posso lanciare provare a lanciare una.
mare. Lampedusa è vicina, appena mezzo miglio dalla spiaggia dell'Italia. Questa pressione fortissima ha visto il nostro paese cercare di dare risposte. Mare Nostrum è una di queste. Fermate la guerra in Siria, noi non avremo più bisogno di venire in Europa, dice una pezzina. I soldati vanno dal conforto alla polizia di frontiera e aiutano anche nella costruzione del muro che vuole frenare il passaggio clandestino. Che la presenza di organici di alcune organizzazioni non governative, di persone con un profilo non collimante con quello dei filantropi. Per quello che mi riguarda, le navi, come arrivano, possono tornare indietro. Di qua non si passa. Chiuso. Stop. Acá, desde la trocha, llamamos a una concientización que no estamos jugando. Sull'Africa per gestire le migrazioni, no? Si cercano degli accordi di partenariato con i paesi da cui transitano i migranti. La buona notizia è che l'Italia in questa emergenza concede la protezione internazionale automaticamente, basta presentarsi al più vicino presidio di polizia. Superati i 90 giorni hanno bisogno di essere muniti di un permesso di soggiorno che viene rilasciato dalle questure senza neppure la richiesta dell'asilo politico. A guardare insomma, la parola simbolo è la parola che viene utilizzata maggiormente sulla carta stampata e come vedete c'è una parola dell'anno al netto di alcune parole che vengono continuamente utilizzate, cioè persone migranti e rifugiate, e la cornice in qualche modo di sospensione è quella che ha caratterizzato gli ultimi anni e che si è sostituita progressivamente ad altre cornici. All'inizio 2013-2014, all'indomani del naufragio di Lampedusa, era la Pietas, no? La cornice prevalente, poi quella divisiva, di polarizzazione, di divisione su un tema. Adesso di sospensione perché appunto cioè la cornice empatica che ha caratterizzato il racconto delle migrazioni relativo all'Ucraina porta con sé però appunto un'attenzione molto poco significativa rispetto al tema, con il modo ancora più significativo, poi nel caso magari riprendiamo un altro spunto, rispetto proprio specificatamente alla tratta. Come vedete nel corso degli ultimi correlevazioni che sono iniziate all'inizio degli anni 2000 fino ad oggi, cioè siamo intorno all'1%, e quando vedete un 2% nell'agenda delle migrazioni, con quindi un'attenzione specifica al fenomeno della tratta, cioè quando la questione della tratta è centrale all'interno del servizio e in qualche modo scaturisce, dà origine al servizio stesso, è del tutto marginale, ma anche è marginale anche in ragione del fatto che quando entra in relazione ad un evento di crisi che è correlato nella maggior parte dei casi alla criminalità, cioè quando insomma vedendo ma perché quel 2% in corrispondenza del 2006 per gli scontri Rosarno, per quanto era avvenuto in quell'area e a seguito degli scontri, a seguito dell'illuminazione dei riflettori puntati in quell'area, si è ampliata la tematizzazione e anche si è posta la questione delle condizioni delle donne vittime di sfruttamento, vittime di tratta. Quindi in qualche modo ci sono altri episodi che sollecitano l'attenzione poi specificatamente sulla tratta. Il che non significa, torniamo a dirlo, che ci sono molti modi di guardare al tema. Ho portato alcuni esempi che si riferiscono al 2022-2023, cioè che pongono l'attenzione, siamo dalla stampa ad avvenire,
cioè, al fenomeno della tratta in sé, che diventa una questione interessante giornalisticamente, perché è legata ad tutta una serie di elementi sociali, economici, le verità scomode al ruolo dei paesi e in alcuni casi delle classi corrotte politiche africane che sono coinvolte direttamente poi e che hanno una responsabilità nella messa in povertà, nella condizione di povertà, prostituzione delle persone, e dall'altra parte dei governi occidentali che fa notizia in questo articolo di Cuirico, fa notizia ovviamente la scelta di bloccare dei fondi ad oligarchi russi. La domanda è: ma ci sono ben altri oligarchi che hanno investimenti e che tolgono i passaporti alle persone, che pure non è una questione in agenda. Altri esempi sulla, ovviamente, la tratta dei bambini, donne al bivio, anche in questo caso tratto dal messaggero. Cioè esempi che mostrano come la questione della tratta può entrare nella narrazione e nello stesso tempo credo che possa essere legata, e mi riallaccio a quanto detto, sulla questione sanitaria. Cioè ci sono delle questioni, la diffusione dell'AIDS e dell'HIV, cioè vedendo anche i dati in regione Lombardia, cioè, ci sono dei, spaventa meno, io sono di una generazione che aveva vissuto e partecipato a continue campagne di attenzione rispetto alla diffusione, ai rischi della diffusione degli HIV e AIDS. La questione è: perché non provare a porre delle questioni che diventino di interesse pubblico e che contribuiscono a rendere i fenomeni e le persone visibili e quindi in qualche modo poi possibilmente fonti di destinatari di protezione e di azioni di policy, che è la stessa questione su diversi aspetti, dalla sanità alla salute alla questione della cittadinanza delle persone migranti. Quindi credo che insomma il ruolo sia un po' questo, cioè cercare quanto più possibile di uscire dalla vittimizzazione ma inserire la questione della tratta al pari di altre in un quadro più ampio che comprende dall'economia alla coesione sociale. Grazie. Grazie Paola. In questo caso io invito tutti, non solo i giornalisti, ad andare sul sito dell'Associazione Carta di Roma, perché sono tantissimi materiali, anche sempre molto aggiornati, rassegne stampe eccetera, e oltre ai rapporti e ai molti dati che ci hai sintetizzato e che però aprono un grande punto di domanda, no? Sul fatto che abbiamo visto questo grafico generale sull'informazione riguardante i migranti con un piccolo di discesa impressionante in questi ultimissimi anni, e le informazioni specifiche relative al tema della tratta, soprattutto nel 2022, erano praticamente inesistenti, quindi vuol dire non solo invisibile, proprio totalmente scomparso il fenomeno. Adesso, per cercare di chiudere anche in tempo, coinvolgerei, vediamo, io ci sono, sì. Ti rendiamo visibile, perché qua c'è un tema di invisibilità anche nel tuo caso. Allora. Ecco, giustamente adesso. Cioè, hai avuto prima. Ecco, ti vediamo sullo schermo grande, grazie di essere con noi, Giuliano Battiston, che appunto ha coordinato questo progetto che si chiama Immersione, mi sembrava anche il modo migliore per concludere questa serata, anche andando al di là appunto dell'informazione dei media mainstream, ci sono altri strumenti che offrono un'informazione, tra l'altro questa anche in maniera molto originale. Sì, intanto grazie per l'invito, mi fa molto piacere raccontare questa esperienza che si è concretizzata in una rivista cartacea, anche se in poche copie, che è questa che ho qui in mano e che potete vedere, anche in una rivista digitale, consultabile gratuitamente, mi auguro che qualcuno di voi l'abbia già fatto o lo faccia molto presto, si chiama Emersioni, storie e percorsi dallo sfruttamento all'autonomia, ed è una rivista abbastanza particolare, che in qualche modo contraddice
le tendenze che sono state evidenziate da Paola Barretta nel suo intervento, anche perché non anche perché in questo caso si è trattato di una redazione molto sui generis, composta da 14 tra ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni, che hanno realizzato un buon prodotto giornalistico, raccontando che cosa? Raccontando alcune delle attività delle associazioni che fanno capo al progetto Deriva Prodi di cui avete parlato. Questa è un'iniziativa che è stata promossa dalla città metropolitana di Milano, che attraverso due associazioni che si chiamano Che Fare e Codici Ricerca e Intervento, per il secondo anno ha cercato di rendere più accessibili i contenuti relativi appunto alle attività contro lo sfruttamento e per la prevenzione dello sfruttamento e della tratta. Non è un caso che alcuni dei nostri interlocutori che hanno partecipato a questo evento di oggi io li abbia incontrati indirettamente attraverso il racconto che è stato fatto dai miei redattori e dalle mie redattrici. Devo dire che ho imparato molto attraverso questa iniziativa, e ho imparato molto anche oggi dagli interventi che mi hanno preceduto. E sono abbastanza abituato a condurre gruppi di persone, per lo più giovani, aspiranti giornalisti, studenti universitari, anche di anagraficamente più giovani, nella realizzazione di prodotti editoriali. Ma in questo caso, come già mi è capitato di dire nella prima presentazione ufficiale della rivista, che è avvenuta appunto in una delle sedi della città metropolitana di Milano alcuni mesi fa, credo che ci sia stato qualcosa di diverso. E credo che questo qualcosa di diverso si percepisca nella lettura di questa rivista. Allora, a che cosa mi riferisco in particolare? Alla distinzione tra il prodotto e il processo. Diciamo, noi rivendichiamo come redazione, di cui sono stato appunto direttore pro tempore, per così dire, perché si è trattato di una redazione temporanea, provvisoria, intermittente, noi rivendichiamo il lavoro che abbiamo fatto, anche perché è un lavoro che giornalisticamente è molto qualificato, sia per la qualità dei contributi che hanno scritto tutti i nostri redattori e le redattrici, sia anche quelle scelte grafiche e estetiche che tra poco vi mostrerò, che sono invece appannaggio di Parco Studio, un'agenzia di grafica. Ma oltre al prodotto, noi insomma ci siamo resi conto, poi anche giudicando retrospettivamente quello che abbiamo fatto, che è molto contato il processo, cioè il percorso attraverso il quale siamo arrivati a realizzare questa rivista. Allora, come ci siamo arrivati? C'è stata una prima call, quindi una chiamata pubblica da parte delle associazioni di cui vi facevo riferimento prima, Che Fare il Codici di Ricerca, che hanno detto: cerchiamo una quindicina di ragazzi e ragazze molto giovani che abbiano intenzione e voglia di imparare a scrivere di cose difficili. E in effetti hanno risposto in tanti. Abbiamo fatto una prima selezione per vocazione, per desideri, e abbiamo composto questa redazione, quindi di tutti, di giovanissimi che avevano veramente voglia di imparare a scrivere cose difficili. Poi però appunto sono arrivate, è arrivato lo scoglio principale, ci siamo resi conto, io per primo, perché professionalmente mi occupo di temi diversi da quelli di cui abbiamo discusso oggi, che sono restituiti nella rivista, ci siamo resi conto che le cose sono veramente difficili. Oggi ne abbiamo avuto un'ampia testimonianza, in particolare insomma Gianfranco Della Valle, Nadia Folli, Isabella Escalante hanno raccontato quanto difficile e complicato sia il loro lavoro, quanto difficile sia monitorare, quanto difficile sia arrivare, andare incontro, trovare le persone che vogliono accompagnare in questo percorso dallo sfruttamento all'autonomia, e quanto sia difficile appunto anche restituire in modo organico e completo le loro attività. E quindi la prima cosa che abbiamo fatto è stato proprio degli incontri preliminari, che prima ho realizzato io, poi anche i miei redattori e le redattrici, con le operatrici e con gli operatori che fanno capo al progetto Deriva Prodi. Io credo che siano stati fondamentali per la buona riuscita di questo progetto, e mi auguro poi ovviamente che voi, consultando la rivista, abbiate la stessa impressione, che si tratti di un progetto ben riuscito, perché soltanto attraverso questo processo molto graduale, lento, un processo che in certi versi può assumere appunto sembianze simili a quelle che immagino le operatrici di Stato debbano compiere per avvicinarsi progressivamente alle persone, ai soggetti con cui lavorano,
noi siamo riusciti ad avere degli elementi di contesto, di comprensione dentro un territorio di cui eravamo assolutamente digiuni. E soprattutto attraverso questo confronto noi siamo riusciti a ragionare progressivamente sull'importanza di alcune parole chiave. La questione delle parole chiave è una questione che appunto sta molto a cuore a chi si occupa di comunicazione e di informazione, ma anche agli operatori e agli operatrici. E non è un caso che questo progetto di cui vi ho parlato, che si chiamava Link, da cui è derivata questa rivista Emersioni, sia il secondo progetto curato da Codici Ricerche e da Che Fare attorno agli immaginari, attorno ai campi semantici attraverso i quali noi costruiamo la nostra presenza nel mondo, nella società, le nostre relazioni con gli altri. Per cui non è caso che poi noi abbiamo deciso di fare di questo glossario, che aiuta anche a restituire in modo accessibile, più chiaro di quanto non sia fatto con i termini specialistici degli operatori, le attività principali e i nodi problematici di chi fa questo mestiere. Quindi abbiamo deciso, con un glossario affidato a uno dei nostri redattori, Nicodemo Bresciani, di attraversare la nostra rivista con delle parole chiave che sono il frutto di una lunga discussione tra di noi e con gli amici e le amiche di Deriva Pro. Gli incontri, appunto, dicevo, sono stati fondamentali, ne dà conto della nostra rivista Irenia Rosanna De Luca, e sono stati molto utili perché si è trattato più che di incontri formali, di discussioni aperte, in cui abbiamo messo a fuoco quali fossero i problemi anche nel modo in cui Deriva Pro, delle associazioni e delle fondazioni che ne fanno parte, riescono a raccontarsi. E per cui, insomma, io approfitto di questa occasione per ringraziare nuovamente la disponibilità, appunto, di tutti coloro, di tutte coloro in particolare che hanno voluto lavorare con noi. Ora, le ringrazio perché, appunto, senza di loro noi non saremmo stati capaci di fare quello che abbiamo fatto e non avremmo trovato il modo giusto per farlo. Il modo giusto, appunto, è una questione del modo, è una funzione che gli amici, appunto, della Carta di Roma lo sanno molto bene, è fondamentale, che distingue la buona e la cattiva informazione. E è sempre cruciale nel giornalismo la questione del modo, ma lo è, credo, in particolare quando si tratta di avere a che fare con storie, vicende drammatiche di persone in posizioni di vulnerabilità. Credo che interrogarsi su quale sia la postura da adottare, il modo attraverso il quale restituire queste storie, sia cruciale, in particolare in questi momenti. Ora, noi un po' siamo stati facilitati dal fatto, appunto, di aver avuto queste discussioni preliminari con la rete di Arriva Prodi, un po' però abbiamo anche fatto di necessità virtù, ovvero nessuno di noi era addetto ai lavori, ci siamo chiesti quale fosse la postura giusta e ci siamo accorti che la postura giusta era evitare di seguire una tesi, anche se fosse stata una tesi di empatia totale con le persone di cui avremmo raccontato, e piuttosto di partire da punti di domanda, da interrogativi, da vere curiosità, quindi dal tentativo di comprendere un pezzo di società che rimanda a un'economia politica che consolida l'ingiustizia sociale e quindi di portare punti interrogativi anche all'interno della nostra rivista. E qui ci siamo chiesti quali fossero gli obiettivi del nostro lavoro e abbiamo cercato di, in qualche modo, dare seguito a una delle intuizioni fondamentali di un grande reporter del Novecento, Richard Kapuscinski, che parlava di giornalismo intenzionale, quel tipo di giornalismo che offre elementi di comprensione ai propri lettori e cerca attraverso l'informazione di cambiare la società e ciò che non funziona. Ora, Kapuscinski predilegeva come formula, come genere, quello del reportage. Noi, in questa rivista che adesso vi mostro, anche per non andare troppo lungo sui tempi, abbiamo deciso invece di, vediamo se riesco a condividere, di includere tutti i generi del giornalismo. Questo è immaginate che la parte a sinistra sia la parte dietro della copertina, che è questa, Emersioni, questo è il sommario. C'è un primo brevissimo editoriale mio in cui racconto questa esperienza e quanto sia stata importante professionalmente per me, poi c'è il punto, appunto, di Ilenia Rosanna De Luca, che racconta il primo incontro con Deriva Prodi, anche l'incertezza con la quale i nostri redattori e redattrici si sono mossi, e poi, appunto, una di quelle parole chiave di cui abbiamo parlato, come vedete, sfruttamento, diciamo il punto di partenza. Questa è una rubrica che per ora tralascio perché vorrei chiudere il mio intervento proprio su questa rubrica. Qui invece i nodi della rete, è una mappatura che ha realizzato Caterina Di Nucchio, come vedete restituisce in modo graficamente efficace anche la capacità capillare della rete Deriva Prodi e delle associazioni che ne fanno parte di coprire un territorio molto ampio. Qui c'è
nella stessa mappa la presentazione delle associazioni che ne fanno parte. Proseguiamo come sempre con il glossario creato dal nostro Nicodemo, questa è la parola accoglienza, e questo è uno dei primi reportage, quindi un testo molto caldo, immersivo, realizzato da Federica Pirola, che forse è anche qui in sala, credo. Grazie Federica. Grazie per il contributo, che ha raccontato appunto, grazie a Nadia, responsabile dell'unità di strada Venita, gestita dalla cooperazione Farsi Prossimo, le attività di strada per cercare appunto di fare informazione e prevenzione con le donne che lavorano per strada, vulnerabilità, proseguiamo nella carrellata, aggancio, una parola che non conoscevo, perlomeno nel significato che le viene attribuito dalle operatrici di Deriva Prodi, e poi appunto ritorniamo, rincontriamo Gianfranco Della Valle che ci ha concesso questa intervista, realizzata da Matteo Zoccoli, è stato anche sufficientemente gentile da concederci un titolo un po' ironico, il signor numero verde, visto la sua lunga esperienza, l'intervista da cui io ho molto imparato. E poi guardate qui, qui c'è un ritratto illustrato, questo è un reportage breve ma illustrato, realizzato da una Celeste Zavarise, che riguarda Vivian, che in qualche modo ha compiuto quel percorso dallo sfruttamento all'autonomia. Guardate qui, che bella restituzione, il testo è molto breve, ci sono pochi disegni che condensano una storia di vita molto problematica e che rimandano poi, in ultima battuta, al lavoro che Vivian sta compiendo oggi. Proseguiamo con mediazione, con emersione appunto, e poi ci sono appunto un altro reportage realizzato in questo caso da Cristiano Zanin sul lavoro della Fondazione Somaschi, sempre con le unità di strada, ma in questo caso con i rider che vengono sfruttati. E poi continuiamo con Solitudine, e con un ritratto doppio realizzato da Tiziana Ghiuro e Chiara Vigorelli, avete pazienza, io ci tengo a citare tutti i miei redattori e le mie redattrici, e poi ancora un'intervista doppia di Bianca Barozzi, che è anche stata mia capo redattrice, a Simona Berardi e Miriam Pasti, che ben conoscete nel vostro auditorio, e poi condivisione, parola chiave, relazione, altra parola chiave, una scheda realizzata da Giorgio Colletti che ci racconta quei giochi attraverso i quali si può fare informazione e prevenzione, giochi da tavolo e non solo. E poi proseguiamo ancora prevenzione, prima assistenza, qui invece un reportage molto bello, anche questo immersivo, in chiave narrativa, realizzato da Anastasia Virgili con le foto di Lenia Rosanna De Luca, una casa per ricominciare, e vi invito a leggerlo, è molto ben condotto, e la parola autonomia. E qui chiudo su questo, che è una rubrica su cui ho molto insistito: letto, visto, ascoltato. Noi abbiamo scelto tra le parole chiave individuate nel glossario due parole antitetiche agli opposti, una è autonomia, una è sfruttamento, o meglio, siamo partiti da sfruttamento per arrivare all'autonomia. Abbiamo chiesto da una parte ai nostri redattori, alle redattrici della redazione di Emersione, e dall'altro invece alle nostre amiche e amici della rete dei Prodi, di darci per letto un titolo di un libro che riconducevano alla parola sfruttamento e viceversa alla parola autonomia, per visto un consiglio su libri, film, su film o serie TV, per ascoltato appunto una canzone che venisse associata alla parola. Chiudo su questo perché secondo da questo percorso, che è stato un percorso molto interessante professionalmente, ci siamo resi conto che la cosa più importante è appunto la costruzione di una relazione di fiducia, e che questa relazione si costruisce attraverso una condivisione, per cui abbiamo pensato che portare argomenti caldi come le proprie preferenze in termini di film, di musica e di letture fosse un modo giusto per rafforzare questa convinzione. Grazie per l'attenzione. Grazie Giuliano Battiston, però dici dove possiamo trovarla per condividere appunto questo lavoro molto articolato e molto interessante che avete fatto? Non ho ben capito, scusatemi. Se puoi dirci come possiamo accedere e leggere questo lavoro interessante, tutti gli spunti che la rivista Emersione offre. Sì, c'è un link ancora valido che è pubblicizzato sulle pagine di Che Fare, l'associazione di
promozione culturale, di codici, ricerche e intervento attraverso i quali si può scaricare gratuitamente la rivista nella sua interezza. Comunque appunto anche noi ce l'abbiamo come Centro Pime Caritas, quindi eventualmente anche questo potete chiedercelo, vi mandiamo il link. A questo punto brevissimamente chiederei a Ileana Montagnini, grazie a Giuliano Battiston e a Giuliana Ileana Montagnini, che è la responsabile dell'area tratta e maltrattamento di Caritas Ambrosiana, così vi faccio un saluto conclusivo. Grazie. Grazie a voi, è impossibile fare le conclusioni, infatti non le farò. Dico solo una cosa, mi sembra che possiamo essere concordi a dire che le nostre relatrici e relatori questa sera hanno parlato con intensità, soprattutto anche quando parlavano di numeri, che non è proprio una cosa scontata, dare i dati ed essere intensi. E a me, che sono l'ultima arrivata in questo ambito, in Caritas Ambrosiana, è quello che sento dalle colleghe delle aree, sia di Caritas che di Farsi Prossimo, che da sempre ci accompagna in queste tematiche. Ed è un'intensità che dice che è impossibile sottrarsi al dare visibilità all'invisibile. E perché non ci si può sottrarre? Perché questo è un compito che sentiamo come dovere di giustizia, quindi non un compito di lavoro, un compito di ottemperanza della legge, non un compito di carità, ma un compito di giustizia, che è ancora di più. E allora facciamo così, che ci lasciamo con un augurio, faccio un augurio così chiudo. L'augurio è questo, di essere particolarmente fastidiosi, disvelatori di ipocrisie, particolarmente ostinati, per custodire quello che abbiamo sentito stasera, cioè il concetto di dignità di persona e il diritto a vederla realizzata in ogni persona che incontriamo, soprattutto quando le questioni sono così complesse. È un diritto che ci sentiamo di non poter smettere di ribadire mai. Questo è l'augurio e grazie moltissimo. Grazie di nuovo a tutti, grazie ai nostri relatori, Marco Della Valle, Daniel Folli, Isabella Escalante, grazie a Paola Barrette, grazie a Giuliano Battiston di essere stato con noi a distanza. Speriamo di vederci l'anno prossimo per la decima giornata contro la tratta. Arrivederci a tutti e grazie anche a voi che siete intervenuti. Buona serata.